Ci sentiamo, i microfoni funzionano, direi di iniziare, siamo pochi ma buoni, i tardatari hanno sempre torto e quindi possiamo iniziare. Non bisogna mai aver paura di dire queste cose. Abbiamo qui dei bravi e giovani professori di università o ricercatori, cosa devo dire? Ricercatori dell'Università di Urbino che oggi ci parleranno del rapporto tra i giovanissimi e i social. Parliamo di figli e nipoti, considerando la sala, però c'è anche qualche ragazzo. Mi sembra una lezione molto interessante e permettetemi di dire alcune cose. Loro sono dell'Università di Urbino, tra l'altro io ho insegnato 10 anni, ho una cattedra in questa università, una bellissima esperienza che abbiamo fatto con i ragazzi studiando le organizzazioni e quindi anche la comunicazione e anche internet. Iniziai le lezioni all'Università di Urbino nel 2003 e internet era proprio agli inizi. È arrivato in Italia nel 1995. Io me lo ricordo quando è arrivato. 94-95, adesso posso sbagliare di un po', ma eravamo tutti presi dai... Facevamo due cose soltanto con internet, il newsgroup e l'email. Tant'è vero che proprio nel quel periodo, abbiamo iniziato nel 93 questa attività, in quel periodo con Stefano Bonaga, che avete conosciuto all'inizio del corso, lui fece partire Iperbole e dando a tutti, ve l'aveva detto anche se non c'era la lezione, internet gratis. Non internet gratis, l'email gratis. Internet si pagava col modem collegato al telefono, non c'era wifi, nessuno sperava che fosse vero. Ci fu una grossa polemica, non so se Stefano ve l'ha raccontata, che lo accusarono di fare concorrenza al mercato perché si pagava un sacco, e gli newsgroup erano dei gruppi di discussione, delle chat, che cominciarono su internet. Siamo agli albori. Voi pensate che io mi sono permesso un primo portatile come questo dalla Compaq e aveva 10 mega di memoria, ma non di memoria RAM, di disco. 10 mega sono un failetto di quelli che manda mio figlio in un secondo. Finita quella, era finito il gioco, non si c'era più da lavorare, il computer era fuori gioco. Avevamo 10 mega e una velocità di 58k, quindi per scaricare un'immagine ci voleva mezz'ora, poi si andava bene. Oggi loro ci parleranno dei giovani, è un discorso difficile, vi ascolto con attenzione. La mia figlia più piccola, a cui ho dedicato l'ultimo romanzo che ho pubblicato, non per farmi pubblicità perché non mi dico il titolo, ha 16 anni, è in Canada e ci sentiamo. Infatti, è stato ieri mattina alle 7, mi ha detto, non gli ho telefonato, mi ha detto: ma papà, sono le 2 di notte. Ah, scappa, non avevo calcolato. Usano un modo di comunicare molto diverso dal nostro. I genitori lo sanno perché devono adeguarsi, non usano più la tastiera, usano tutto vocale, molti video, più video che foto, hanno un modo di usare l'apparecchio, l'iPad, insomma quello che hanno, che ti chiedono ogni giorno di comprare quello che costa di più, abbinato al linguaggio.
come integrazione del linguaggio, con grande rapidità usano, nello stesso tempo lo incastrano dentro a dei social come Instagram, insomma è un modo tutto diverso. Questo corso però, io una cosa la devo dire, deve servirci a comunicare. E allora io con mia grande franchezza vi dico che ho ascoltato quasi tutte le lezioni e non tutti sapevano comunicare. Non si parla troppo, bisogna guardare in faccia la gente, non al computer, bisogna dialogare con il pubblico. Io, forse qualcuno di voi c'era, mi ricordo ancora come il sindaco Renato Zagher, il 15 di agosto, mi sembra, del 1980, iniziò il discorso in piazza dopo la strage della stazione. E sapete come lo iniziò? Nessuno se lo ricorda, io non lo ricordo. Lo iniziò stando zitto e guardando tutti in faccia. C'era nella piazza un brusio incredibile, dopo 10 secondi non volava più una mosca. La piazza stava tutta zitta e diceva, ma cosa si può dire? In realtà non stava dicendo niente. Aveva una mano di Pertini appoggiata alla spalla e guardava la piazza. È riuscito ad avere un'attenzione, non so di quanto, 100.000, 200.000. Perché era un uomo che sapeva comunicare. Io ho iniziato la mia carriera politica, non l'ho mai fatta perché mi ha sempre dato degli schiaffoni, ho detto che non era da abituare. Non ero adatto alla politica. La politica è fatta di mediazioni. L'ho iniziato in consiglio comunale, il primo intervento che ho fatto non mi ha ascoltato nessuno. C'era un brusio, parlavano tutti, non sono riuscito a far parlare una parola. Mi sono messo lì e ho studiato. C'era un consigliere che quando interveniva lui lo ascoltavano tutti. Ma perché? Perché mi parla come vi sto parlando io adesso. E voi mi state ascoltando. Vabbè, queste distrazioni però mi possono servire per far capire che noi con i social non dobbiamo burocratizzare la conversazione, la dobbiamo potenziare. Un social ti potenzia di un milione di volte se lo sai usare, se no diventa una gnola elettronica che non serve a niente. Allora, chi è di voi due che inizia? Non so, qualcuno è stato il mio allievo, è passato lì a insegnare, entrambi, vabbè, quindi posso permettermi questo atteggiamento, però ho molto scherzato adesso, non vorrei avervi spaventato, vi devo dire che però noi faremo, questa è la scuola di Achille Antigò. Achille Antigò era un provocatore di mestiere, motivo per cui non gli ha dato mai un premio a tutti là. Ma perché? Ma perché diceva le cose che non andavano a detto. Io me lo ricordo quando disse a un sindaco, c'era un discorso di fine anno di un sindaco, non vi faccio nomi, non era quello che vi ho già citato, e si sentì una vocina che lui era alto 1,30 e dire, ma io non sono proprio d'accordo su niente di quello che ha detto. Tutti rimasero gelati, qualcuno dice, ma questo è impazzito, suicida, ha parlato il sindaco. In realtà aveva ragione. Prego, ascoltiamo. Grazie mille professor Moruzzi, entrambi siamo stati alunni del professore, ricordo che nel 2005 professore si parlava di matrici, organizzazioni orizzontali, mediazione fra processi comunicativi orizzontali e verticali, e al tempo forse non era chiarissimo, ma poi è diventato molto chiaro perché queste cose sono successe, quindi le abbiamo viste diciamo concretamente, quindi quello che ci diceva al tempo poi era forse anche un po' troppo avanti, nel senso che poi è diventato quasi banale, ma 10 anni più tardi. Io sono Stefano Brilli, lavoro all'Università di Torino come assistente di ricerca, mi occupo di diciamo, culture digitali, di aspetti della produzione del visivo, nel digitale e anche parallelamente di pubblici e delle performance, quindi qua da un smart abbastanza bene. Io, salve,
sono una collega di Stefano, anch'io come detto già lui ex studente del professor Moruzzi, mi chiamo Elisabetta Suroz, lavoro come esponista di ricerca all'Università di Urbino e mi occupo essenzialmente di appropriazione di media digitali da parte di diverse generazioni. E quindi oggi mi trovo un po' anche nel mio specifico, nel mio ambiente. Spero di portarvi con me. Dunque, per incominciare vi raccontiamo proprio di cosa andremo a parlare. Gli interventi sono, diciamo, uno di seguito all'altro, tratteremo dello stesso argomento con due gradi un po' differenti. Io introdurrò una prima parte un po' più teorica, ma non tanto, e poi avremo all'interno dei casi di studio degli esempi con Elisabetta, cioè faremo circa 50 minuti a testa, e poi pensiamo di aprire il dibattito. No? No? 45 ne possiamo fare anche 10, quando vai, parla veloce. Ok, vabbè. Sì, così che poi c'è più tempo per una chiacchierata, perché cerchiamo poi di fare. Di cosa parliamo? Parliamo di generazioni, questo concetto sociologico che utilizziamo però quotidianamente, che non dobbiamo essere sociologi per utilizzare, e che è diventato particolarmente attuale. Ne parliamo però con un taglio specifico, che visto che siamo un corso che si occupa di queste cose, cerchiamo di osservare come le nuove generazioni non solo comunicano, ma in particolare sono coinvolte nelle pratiche dell'attivismo, della protesta, del coinvolgimento politico e sociale. Il tema delle generazioni, come dicevo poco fa, è appena tornato, diciamo appena, negli ultimi 6-7 anni è tornato particolarmente d'assalto, soprattutto attorno a due nomi, due termini, quello dei millennials e quello della generazione Z. Questa è la copertina del Time, che le copertine del Time sono sempre un po' una cartina tornasole di quello che succede a, diciamo, nello spirito del tempo, del 2013, del maggio 2013, si intitola Me Generation, cioè la generazione io. È un riferimento a una precedente generazione, che era quella dei boomers, che veniva chiamata The Me Generation. Quindi il riferimento è a dire, troviamo qua una versione più potente di quel senso di essere, diciamo, intitolati narcisismo che era già stato osservato da alcuni critici delle generazioni precedenti dei boomers. I millennials, viene detto nell'articolo, sono una generazione che non rispetta l'autorità, che però nemmeno la attacca l'autorità, proprio perché non la rispetta a tal punto che si pone quasi allo stesso livello. Per cui quello che era la base di precedenti generazioni, come il conflitto con i genitori, diventa qua qualcosa forse di non più necessario. Viene descritto da molti media come una generazione stanca, come una generazione che è viziata perché diciamo, troppo nutrita dall'attenzione dei genitori, come una generazione che ha tutti i difetti del mondo e che non si impegna abbastanza e che tendenzialmente sperpera il patrimonio di conoscenza ed economico delle generazioni precedenti. Però questo articolo dice, perché sono pigri, narcisisti, vivono ancora con i loro genitori, ma contemporaneamente ci salveranno tutti. Perché dice, comunque, è anche una generazione che ha un idealismo pragmatico, che in questa, diciamo, non coinvolgimento con i grandi ideali che avevano un po' alimentato precedenti forme di coinvolgimento, di partecipazione, c'è anche l'idea di non bere i luoghi comuni, di rimettere in discussione le cose che ci vengono dette, non quindi seguire necessariamente l'ideologia, ma essere pragmatici nel coinvolgimento. Successivamente, nel 2018, già troviamo una nuova semantica, cioè un nuovo termine che circola particolarmente, che è quello della generazione Z. Cioè, quindi, in un intervallo di tempo relativamente breve, di solamente 5 anni, dal 2013 al 2018, troviamo che già i millennials, che erano al centro dell'attenzione, tantissimi media, articoli e così via, fino a poco tempo prima, vengono soppiantati da una nuova generazione, che è quella della generazione Z. Quella che, poi vedremo più nel dettaglio quando finisce e quando finisce, delle persone nate attorno al 90, dal 95 al 97, cioè quando internet diviene popolare, diventa una condizione data per scontata, quella lì si traccia un nuovo ambito generazionale.
E questa generazione, rispetto già alla precedente, con cui non c'è una grande distanza, attenzione, di età, ha però già delle caratteristiche differenti. È descritta come una generazione che non è più così pigra, disengaged, come si dice, cioè non coinvolta. È una generazione sicuramente più ansiosa, più emotiva, più forse diciamo vulnerabile a certe anche patologie psicologiche, però anche una generazione più determinata, in cui ritorna una certa etica del lavoro, in cui ritorna una certa imprenditorialità. Come dice appunto proprio l'articolo di Newsweek, dedicato, recentissimo, giugno 2019, dedicato alla generazione Z, se il termine entitled, cioè l'idea che io ho diritto ad avere, era un aggettivo più comunemente riferito ai millennials, la parola che possiamo associare alla generazione Z è quella di essere pratici e cauti. Ok, questo tema della generazione non è sicuramente nuovo. Dicevo, infatti è tornato diciamo alla ribalta recentemente. Il tema delle generazioni esplode in corrispondenza di un'altra generazione che ha popolarizzato il conflitto generazionale. E stiamo parlando, cioè, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, cioè della lotta tra i figli e i genitori, i temi dell'incomunicabilità, i temi appunto dello scontro generazionale, gli schemi che venivano ereditati dalla famiglia e dai genitori non hanno più importanza. E tutta questa rivolta viene cristallizzata benissimo da film prodotti dell'immaginario particolarmente famosi, per esempio Rebel Without a Cause con James Dean, ma pensiamo anche all'ambito italiano, un film come I pugni in tasca di Marco Dell'Occhio. Conoscete più o meno i film che stiamo citando. La copertina del Life parla appunto, siamo maggio 68, un mese particolarmente interessante per la storia dell'Occidente, cioè un mese in cui esplodono delle rivolte studentesche, soprattutto a Parigi, ma poi in Italia, partendo da Berkeley però negli anni precedenti, e questa copertina è dedicata proprio a quello che viene chiamato The Generation Gap. E come vedete qua, trovate un giovane hipster, come veniva definito al tempo, tra l'altro naturalmente ritorna ora questa definizione, con gli occhiali specchiati, status symbol e oggetto di moda particolarmente utilizzato nel periodo per comunicare che cosa? La coolness, il distacco. I libri culto di questo periodo sono per esempio La nausea di Sartre, tutte narrazioni che ci parlano di distacco, e negli occhi specchianti del ragazzo un padre che discute animatamente, cioè litiga con il proprio figlio. Quindi siamo negli anni 60, anni 70, dal 50 al 70 il tema delle generazioni è cruciale ed è soprattutto inquadrato nell'ottica della incomunicabilità. Altro film, che forse però questo lo dovete conoscere tutti, che film è? Si chiama? No? Sacco Bello, siamo già nel 1980. E infatti, se voi ricordate Un sacco bello, non è un film sul conflitto generazionale, è già un film che fa la parodia del conflitto generazionale, che ha superato questo conflitto generazionale. Tant'è che Mario Breger, nella famosa scena che dice sono comunista così, fa un po' la parodia di quella lotta fra ideologia dei padri e ideologia dei figli. Siamo già alle soglie di un'epoca descritta come un'epoca di minor coinvolgimento, cui questo scontro generazionale tende a essere meno importante. Dobbiamo aspettare, sempre se guardiamo diciamo l'ambito cinematografico, se ci fate caso, il tema dello scontro generazionale per circa una ventina d'anni non si è visto così tanto. Certo, le relazioni familiari sono al centro delle narrazioni, perché la famiglia è uno dei grandi temi dell'immaginario, è uno dei grandi temi della narrativa e così via. Però non lo troviamo così tanto nei grandi film di successo che incassano molto. Lo troviamo però sul finire degli anni 90, sempre corrisposto però dove? Sempre corrisposto alle seconde generazioni. Cioè film come Anesthesist, Sognando Beckham, o un altro film che si chiama Tanguino, non so se vi ricordate, siamo tra il 99 e il 2001. Sono film in cui il conflitto generazionale riguarda chi? Le seconde generazioni.
Cioè, quindi già qua troviamo come, e poi ci ritorneremo, il tema delle generazioni. Queste distinzioni fra generazioni sono arbitrarie e sono relative, dalle culture. Perché quel conflitto generazionale che è esploso nella cultura occidentale, europea e statunitense negli anni 60 esplode invece nella Londra multietnica, per esempio per le famiglie indiane di seconda e terza generazione alla fine degli anni 90, durante gli anni 90. Cosa succede però? Film recentissimi, qualcuno di voi ha visto qualcuno di questi film? Sì. O ha letto per esempio il libro Gli Straiati di Michele Serra? Io ho letto quello di Film Prop. Film Prop, per il fronte nostro America, che non è recente ma il film è uscito ora. Ragionare sulle cose che ritornano nel mercato, nell'immaginario più contemporaneo. Ecco, negli ultimi 2-3 anni invece abbiamo un ritorno di questo conflitto generazionale. Un conflitto generazionale che però è diverso, non è più basato sulla totale incomunicabilità, è basato su una mediazione. Quanti di voi conoscono Gli Sdraiati, o hanno visto il film, hanno letto il libro di Michele Serra? No? E vi ricordate, no, come questa, diciamo, tratteggia un conflitto che è molto diverso dal conflitto degli anni 60, anni 70, è meno violento, è più basato su una sorta di conflitto morbido, ecco. Ritorna forse il tema del conflitto generazionale. Anna però si inserisce nel pop, segnando esatto, però vi dico, noi abbiamo un ritorno anche di quello, perché noi abbiamo quel tema generazionale intersecato con quello delle seconde generazioni più in qua. Questo anche per ribadire il fatto che se un conflitto generazionale magari a Londra lo trovavamo nel 99, diventa attuale nell'ambito italiano 20 anni dopo. Perché ovviamente c'è il gap di quando diventa attuale per noi il tema di immigrazione. Sta ritornando il conflitto generazionale, o comunque il tema delle generazioni. Pensate a Icona Greta Thunberg, che non si rivolge solamente al mondo in generale, ma il messaggio di Greta Thunberg viene tendenzialmente inquadrato come un messaggio generazionale, questo value, come usate, che è rivolto ai leader della Terra, ma non solo, è rivolto proprio a un'altra generazione, è rivolto a chi c'è stato prima, non semplicemente a chi ha avuto potere, cioè non semplicemente a un'elite, ma a una generazione. E se guardiamo per esempio all'ambito online, troviamo che anche qua troviamo dei sintomi di questo, diciamo, ritorno del linguaggio della generazione contro un'altra generazione. Però troviamo che questo conflitto non è più sul piano singolo dei genitori contro i figli, ma un po' una guerra di tutti contro tutti, di generazioni contro tante altre generazioni. Devo qua spiegare un po', perché questi sono, diciamo, esempi provenienti proprio da ambiti un po' folcloristici dell'internet. Questo per esempio è un tweet di un giornalista, si chiama Brandon Sheffield, che fa ironia sul fatto di come tutti i media, soprattutto i giornali, fanno questi titoli sensazionalistici in cui sembra che i millennials abbiano ucciso tutte le industrie. Cioè, questo è, diciamo, un elenco di titoli in cui viene detta: ah, come i millennials hanno distrutto l'industria delle automobili, come i millennials stanno distruggendo il crowdfunding, come i millennials stanno distruggendo questo e questo e quest'altro, e quindi mette in luce come la generazione millennials sta diventando una sorta di capro espiatorio per una certa narrazione dei media. Questo ok boomer invece è un modo di dire molto, che sta venendo fuori molto adesso, che cosa suggerisce? Suggerisce una sorta di presa in giro accondiscendente verso l'opinione dei baby boomers, cioè diciamo quelli che ora, diciamo, dai 55 ai 70 anni, ecco, diciamo. Quelli che hanno votato per la Brexit. Quelli che hanno votato per la Brexit, ecco. Cioè, e quindi l'ok boomer è una sorta di presa in giro del tono paternalistico con cui quella generazione ritorna verso i millennials, verso la generazione Z a dire la propria. E questo ok boomer è come per dire sì, non è boomer, certo, ho capito la tua opinione, abbiamo visto quanto avete poi, diciamo, sviluppato, secondo questo tipo di idee. Però il conflitto per esempio esiste anche fra millennials e generazione Z, cioè quindi con distanze di anni molto piccole,
troviamo questo meme interessante in cui c'è la stessa frase, cioè oddio, niente nella vita ha più senso, e il millennials che è distrutto da questa idea del niente nella vita ha più senso, mentre quello della generazione Z dice che figata, non c'ha più senso niente, quindi sono un po' libero di fare tutto. Ok, dopo questa serie di esempi andiamo quindi ai concetti cardine. Ok, quindi che cos'è una generazione? Perché una generazione è qualcosa di diverso semplicemente dall'età, no? La generazione non è semplicemente avere qualcosa che si riproduce ogni circa 20 anni. La generazione non è nemmeno banalmente l'alternanza tra genitori e figli. Per la sociologia la generazione è qualcosa di un po' più ampio, è soprattutto qualcosa che ha a che fare anche con la comunicazione. La sociologia si è occupata di generazioni da molto tempo. Mannheim, Karl Mannheim, sociologo tedesco, già nel 1928 scriveva di come andavano considerate non solo le variabili come l'età, il sesso, l'appartenenza e così via, di classe e così via, ma anche per esempio la generazione come qualcosa che è una variabile strutturante che ha la capacità di favorire o bloccare certi tipi di processi sociali. Una definizione di generazione molto diffusa, molto sintetica, che utilizziamo perché secondo me ci spiega molto bene tutti gli elementi che definiscono una generazione, è quella di Edmunds e Turner, della generazione come una coorte di età che assume significanza sociale costituendosi come identità culturale. Allora, in questa definizione molto semplice sono tre punti interessanti, cruciali però, che definiscono una generazione. Quali sono? Età, quindi diciamo che è un gruppo che ha una determinata età e condivide una determinata età, la significanza sociale, cioè quindi non è solamente un gruppo di persone sparpagliate, ma è un gruppo di persone che ha un riconoscimento dalle istituzioni, ha un certo tipo di riconoscimento dalla società e quindi ha un impatto comunicativo e un'identità culturale, che quindi non solo ha un riconoscimento esterno, ma anche all'interno si riconosce attraverso dei simboli, attraverso dei contenuti, attraverso delle parole e che quindi acquisisce un'identità culturale. Come dice un altro studioso italiano che si è occupato molto di meme generazioni come Fausto Colombo, le generazioni sono sia soggetti sociali, cioè riguardano il fatto che tutti noi siamo generazioni, ma sono anche qualcosa che dobbiamo considerare nella dinamica temporale come soggetto storico, come collettività. La generazione è anche una collettività, non è semplicemente il fatto che ognuno di noi è influenzato dalla generazione a cui appartiene. Vediamo che le generazioni sono state interessanti per diverse discipline, non è solo la sociologia che se ne è occupata, la demografia, banalmente, per capire appunto come il fatto di appartenere a una generazione all'altra sia legato a delle variabili demografiche. La definizione di baby boomer è innanzitutto una definizione demografica, perché che cosa descrive? Descrive l'impennata di nascite che è nel secondo dopoguerra e quindi descrive quella generazione a partire dal fatto demografico. Dal punto di vista storico, perché la generazione, come dicevo prima, viene spesso interpellata dalla storia come soggetto, nel momento in cui una generazione rispetto all'altra viene considerata come soggetto storico, nel senso di la generazione che si sente intitolata, suo malgrado a volte, di dover, suo intitolato comunque si sente soggetto del dover prendere azione sul mondo, di dover fare qualcosa, che è un'esperienza che, se leggiamo le cronache, le storie vere degli anni 60 e 70, era molto presente in quella generazione là. Cioè il fatto che non è semplicemente che condividiamo l'ideale controculturale, ma che siamo noi ora il soggetto storico, la nuova generazione nata diciamo nel secondo dopoguerra, che deve occuparsi di questo cambiamento. Si è occupato anche molto il marketing, perché soprattutto nell'ambito del marketing generazionale, nell'ottica di targetizzare dei gruppi che hanno appunto delle caratteristiche in comune. Quindi sappiamo che per il marketing, quando c'è un gruppo che ha delle caratteristiche in comune, cosa vuol dire? Che ottieni un risparmio, perché puoi utilizzare un messaggio, puoi comunicare in una maniera che è uguale per un gruppo di persone, o comunque limitare la specificazione che è sempre un costo. Ci sono definizioni forti, come appunto quella di baby boomers, con delle caratteristiche molto precise a livello di target, definizioni più deboli come quelle della generazione X, su cui torneremo,
però anche definizioni molto deterministiche che definiscono la generazione come legame diretto e causato da, per esempio, gli strumenti tecnologici che utilizza. Ecco, cerchiamo di spicciolare un po' questo tipo di narrativa delle generazioni, come la generazione PlayStation, la generazione NET, i nativi digitali e così via. Non perché le altre definizioni di generazione siano particolarmente giuste, ma perché diciamo, ricavare le caratteristiche di una generazione solamente dallo strumento utilizzato ci dice molto poco, innanzitutto perché assume che tutti utilizzano la stessa maniera e poi non tiene conto del cambiamento storico-tecnologico. Cioè, pensare che una generazione, quindi diciamo un range di circa 20 anni, sia definita dalla stessa tecnologia, insomma, il professor Muruzzi è abbastanza una paginata. E per la sociologia è molto importante la generazione come identità sociale. Se sì, interrompo anche per un parto, no? Non c'è solo un cambio di tecnologia della generazione all'altra, o della stessa generazione, c'è un cambio di medio. Cioè, il passaggio dalla televisione a internet è quella che McLuhan dice cambia il medio, cioè come il passaggio da carta stampata alla macchina da scrivere, un cambio di medio, che è cosa molto più radicale di un cambio di tecnologia. Chiaro. Il cambio di medio è poi il cambio di pratica nell'utilizzo di quel determinato medio. Chiaro. Quindi che cosa definisce una generazione? Allora, non solamente l'età, come abbiamo detto prima, sono persone nate in uno stesso periodo di tempo, cioè quindi che condividono una stessa epoca, che hanno la stessa età più o meno, che condividono un mondo comune di esperienze passate e formative, che si trovano nella stessa posizione rispetto al ciclo di vita del storico ma anche personale, e che condividono una medesima, quella che noi chiamiamo semantica generazionale, un senso del noi. Cioè, del dire quali sono le cose che ci identificano, quali sono i simboli, gli oggetti, le pratiche, i modi di dire attraverso cui riconosciamo che l'altra persona ha avuto un'esperienza simile alla mia. E anche perché sono interpellati in modo simile da soggetti politici, culturali ed economici. Pensate come, per esempio, le politiche di welfare spesso interpellano delle generazioni, sono indirizzate verso delle generazioni. Quindi possiamo definire la generazione attraverso varie dimensioni. Innanzitutto come nel continuum sociale, cioè nel rapporto fra una generazione e l'altra. Allora, possiamo trovare situazioni di regolarità, quindi di continuità fra generazioni, perché non è detto che le generazioni siano sempre in totale conflitto, che ci sia una rivoluzione dal punto di vista sociale tra una generazione e l'altra. Pensate al fatto che le generazioni abitano negli stessi posti, abitano nelle stesse case, condividono le stesse tradizioni, lavorano insieme, state aziende familiari, quindi diciamo che le generazioni possono lavorare insieme e possono anche condividere spazi mediali. Pensate all'idea della famiglia davanti alla televisione. E l'idea della famiglia davanti alla televisione, per esempio, era di cruciale importanza nella primissima fase della televisione e soprattutto nell'investimento che la cultura cattolica aveva fatto nella diffusione della televisione. Perché vedeva la televisione soprattutto in questa regolarità, in questa continuità fra generazioni, la possibilità di raggregare la famiglia contro invece contrapposta a fattori come il bar, gli altri spazi pubblici che invece venivano visti come fattori disaggregati per le generazioni. È ancora così? Tutta la famiglia davanti alla televisione? Non sicuramente come al tempo, ma forse ci sono delle forme che recuperano questo tipo di dialogo attorno ai media. Esiste poi il contrasto, ovviamente, quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la definizione di noi contro loro, che come abbiamo visto, essendosi anche allungato il range dell'età ed essendosi la società, anche la sua interezza resa più osservabile, non è più un conflitto tra due singole generazioni, ma è un conflitto che riguarda molteplici generazioni fra loro. Possiamo anche però distinguere le generazioni in base alla prospettiva di osservazione, cioè se sono definite dall'esterno, cioè per esempio per eventi catastrofici non vuol dire necessariamente negativi, ma qualcosa che cambia da un momento all'altro una persona, per esempio pensate a come, non so,
l'atterraggio sulla Luna, l'11 settembre, possono essere tutti eventi che hanno definito la memoria di una generazione, ma anche eventi mediali. Pensate per esempio al fatto di Vermicino, no? O per esempio altri fatti a cui abbiamo assistito non solo storicamente ma attraverso i media. Sono anche questi eventi che strutturano una generazione. Qua la domanda potrebbe essere, sì, però un evento riguarda tutti. Non è che l'atterraggio sulla Luna l'hanno visto solamente i baby boomers. Dove sta la differenza? Che quell'evento, quando avviene nel processo di formazione, acquisisce un carattere pedagogico, se inquadrato dai media in una certa maniera, perché viene visto come, guarda, questo evento ci insegna qualcosa, guarda l'allunaggio, ci dice che i limiti sono infiniti, guarda il vicino, stai attento dove vai, non uscire da solo, guarda il 11 settembre, e così via, e così via. La tradizione della cultura popolare, le barzellette sulle generazioni, che è un modo in cui, diciamo, nella trivialità quotidiana possiamo parlare di chi ci ha preceduto o di chi ci segue, l'ironia che facciamo verso le nuove generazioni, come abbiamo visto prima, i target dei media e delle tecnologie, il modo in cui le generazioni trovano una loro concretezza perché definite dall'esterno, dal mercato o dai media, dagli stereotipi, dai contesti sociali come il welfare, e da quello che dicevamo prima, il protagonismo sociale, cioè quando in un momento della storia si dice tocca a noi agire. C'era visto nella controcultura, forse lo stiamo osservando ora di nuovo con la generazione Z, non lo so. Pongo il punto interrogativo e poi ne discuteremo, direi. Però c'è anche la prospettiva interna, cioè l'idea dell'autodefinizione della generazione che citavamo precedentemente, che avviene anche qua. Sia in un senso sincronico, cioè la definizione noi ci identifichiamo in questa maniera, io con i miei pari, che in senso diacronico, cioè nel tempo, qual è il rapporto con le altre generazioni. Vediamo degli esempi molto concreti. Questi sono dei contenuti delle foto presenti nei gruppi Facebook di barzellette, diciamo gruppi Facebook molto dedicati, diciamo, all'intrattenimento quotidiano. E tutte queste sono, diciamo, dei meme, delle immagini che sono tutte incentrate su una sorta di conflitto generazionale. Un conflitto generazionale ovviamente molto light, non nell'occhio, cioè non c'è niente, non ci sono quali pugni in tasca nell'occhio, non c'è la pistola puntata contro i padri, che era il tema degli anni 70. E torniamo qua, una definizione di distinzione generazionale che passa innanzitutto da prodotti mediali, cartoni, film, da prodotti del mercato, caramelle, oggetti vari e così via, e anche per esempio la moneta. Ora guardiamoli un po' più con attenzione. Allora vi chiedo, che generazioni si stanno scontrando? Diciamo che qua tutti riguardano una singola generazione che parla di un'altra, che si confronta con un'altra. Che età possono avere le persone che condividono questo tipo di 60? 45. 60-40 anni? 40. 60, ci sono più di 60 anni. Ci sono di 60 anni, quindi di FDJ. 40. 40. Mi sono detto, mi sono detto. Allora, un attimo. 40. Sì, questo già è molto interessante, perché diciamo non esiste un'unica generazione, no? Qua troviamo delle persone che attraverso queste foto, queste, diciamo, barzellette visive, vorrebbero identificarsi con un unico gruppo e dice, vabbè no, ma io questo non, io ho questa età, diversa da quest'altra, quindi l'ottica di auto-identificazione attraverso questi prodotti è sempre molto lasca, no? Però ciò nonostante funziona, perché suggerisce un'idea del tipo, noi eravamo così, noi ci divertivamo con poco, la nostalgia ci porta ad avere appunto a desiderare un passato che non torna più, queste nuove generazioni hanno tutta una serie di caratteristiche. Vi chiedo, quali sono le caratteristiche suggerite da queste immagini delle nuove generazioni? Stava meglio quando si stava peggio. Pensate a questa qua, se non ricordi questo operatore Omniter probabilmente porti i risvoltini. Cosa significa? C'è una lettera. Questo... Sei giovane, esaminare. Non solo sei giovane,
l'idea del risvoltino è un modo dispregiativo di riferirsi ai millennials e soprattutto ai millennials di generazione Z, cioè c'è un'idea non solamente di distinzione, ma un'idea anche peggiorativa dell'andamento della storia. Si chiamano, spesso vengono definiti come risvoltinati, no? I millennials e la generazione Z, cioè. Hanno un uso un po' eccessivo del risvoltino. Il risvoltino io però diciamo. No, ma io sto facendo una lezione di valore. No, ma è vero, cioè nel senso che quei ragazzi, infatti, no, praticamente sono giovani ragazzi maschi. Sì, che lo portano con il suo cassino e il risvoltino a qual punto non è che ci piace o meno il risvoltino, perché siamo pro risvoltino, non ci piace, non siamo discriminanti verso il risvoltino. La questione è che troviamo un ritorno, per esempio nella quotidianità, nell'intrattenimento quotidiano, di scherzi che si basano su questa dinamica generazionale e che si basano su una dinamica di definizione peggiorativa delle nuove generazioni e di riconoscimento reciproco delle generazioni precedenti attraverso esperienze. Faccio solo un esempio, magari qualcuno non conosce, non lo so, magari qualcuno no, però c'è un famoso DJ che si chiama Gabri Ponte, è un DJ della disco music anni 90, primi 2000, esatto, e ha fatto un pezzo qualche anno fa che si intitola Che ne sanno il 2000, e il testo di questa canzone da discoteca è un lunghissimo elenco di le cose che piacevano a noi erano le cose che valeva la pena farsi piacere, questi di adesso cosa vuoi che ne sappiano della musica dance, dei bei film, dei cartoni animati, della tutta una roba del genere un po' nostalgica. Quindi evidentemente questo fenomeno qui esce anche fuori dalla rete e diventa, si fa cultura popolare in maniera potente, perché probabilmente anche perché queste generazioni dei risvoltini o dei selfie nativi digitali eccetera eccetera si fanno più visibili e hanno voce in capitolo, perché producono dei contenuti online, come vedremo nella seconda parte. Adesso mi rilascio. Questo era un trailer che non è quello che succederà prossimamente nelle prossime puntate. No, grazie Elisabetta, perché abbiamo tempo di stiamo parlando. Ok, entriamo nel vivo della definizione di generazione. Allora, questa diciamo che è la distinzione tra generazioni fra le più utilizzate, che riconosce questi sei gruppi di generazioni: la Greatest Generation, la Silent Generation, i Baby Boomers, la Generazione X, i Millennials o Generazione Y e la Generazione Z. Come notate immediatamente, sono definizioni che provengono da un ambito statunitense, che non necessariamente sono perfettamente aderenti all'ambito italiano. Per esempio, nell'ambito statunitense, la generazione chiamata Silent Generation è anche chiamata The Lucky Few, cioè quelli che sono stati quelli fortunati, perché hanno goduto della prima parte di sviluppo economico dell'inizio del Novecento. La stessa generazione in Italia è la generazione del sacrificio, la generazione abituata al partizionamento, al risparmio, in cui l'etica fondamentale è appunto quella del sacrificio, del lavoro, del mantenimento dello stesso posto e così via. Quindi, da una parte vi dico, quando ricerchiamo queste definizioni di generazioni, attenzione a localizzarle culturalmente e territorialmente. C'è un ma. Il ma è che, andando avanti nel tempo, ciò che incrementa è sicuramente la comunicazione globale, quindi aumenta un processo di sincronizzazione fra generazioni a livello globale, perché se abbiamo detto che i media sono qualcosa che definiscono le generazioni e non solo qualcosa attraverso cui le generazioni si riconoscono, se i media, i contenuti mediali cominciano a diventare gli stessi in ottica globale, troviamo un processo di sincronizzazione tra generazioni, no? Che ricollega ciò che può avvenire nell'ambito italiano con l'ambito statunitense e con l'ambito inglese, posto che non possiamo mai parlare di una completa sovrapposizione. Stiamo parlando di un mondo cosiddetto occidentale, diciamo. Esatto. Non è che possiamo parlare delle realtà più... Assolutamente, più dire troppo, attenzione anche se è giusto dire, insomma, toccano un gruppo diverso dal nostro. Proviamo ad applicare queste immagini e questi concetti al mondo e alla comunicazione politica attuale. La possiamo collocare? Allora, sì,
bambini con i selfie. Okay. Usiamo, non so, Renzi con le sue immagini televisive. Ok. Volevo sì, no, ci sto pensando. In realtà ne parliamo bene. Diciamo che, però possiamo rispondere anche subito in questo senso. Il senso anche un po' della lezione è proprio questo, di vedere come cambiano diciamo il coinvolgimento anche nell'ambito politico, ma non solo politico, di questa generazione. Ma anche perché c'è una ricaduta sulle persone. Sì. Ne risponderei che non è poi così facile, nel senso che dice selfie di Salvini. Allora, il selfie è qualcosa che è considerato come tipico o comunque di territorio sicuramente dei millennials. Però il selfie di Salvini è indirizzato ai millennials? Non proprio. Quindi anche questa corrispondenza fra pratica di comunicazione politica e generazione non è così diretta. Quello che però osserviamo, per esempio, in quel campo è un processo circolare. Il processo, per esempio, di appropriazione di processi comunicativi di una generazione, di un gruppo sociale, che poi vengono rigiocati all'interno di un altro gruppo sociale. Vediamo infatti che una delle caratteristiche definitorie del diverso stile dell'attivismo è proprio quella della mobilità, cioè della mobilità fra diversi temi, diverse piattaforme, diversi spazi e la mobilità fra pubblico e privato. Allora, visto che mi interessa più questo, vado veloce su questa parte e andiamo a pensare giù. Interior, diciamo, ci soffermiamo su questo, sì. Quindi ecco appunto qua ripercorriamo un po' queste generazioni, la generazione dei maturi della Silent Generation, in cui le esperienze informative sono quelle della seconda guerra mondiale, la conquista dello spazio, la famiglia nucleare, colori di genere fissi e il rock and roll. L'aspirazione di valori sono la proprietà della casa, il lavoro come dovere, il senso civico, il risparmio, l'attitudine verso la carriera è una carriera per tutta la vita, il prodotto simbolo è per esempio l'automobile, la comunicazione è principalmente scritta o faccia a faccia. Baby boomers, nati fra 45 e 65, esperienze formative quelle della guerra di Vietnam e degli statunitensi, la guerra fredda anche per noi, il boom del dopoguerra, la controcultura, la contestazione, l'ascesa dei teenager come soggetto sociale. I valori sono quelli della realizzazione personale, non solo familiare, la sperimentazione di stili di vita, l'attitudine verso la carriera è definita dall'impiego e il prodotto singolo diventa sempre più invece quello della televisione. Nella comunicazione politica invece la comunicazione non è più solo scritta, neanche telefonica, neanche via radio, per esempio tutto il fenomeno delle radio indipendenti, e anche troviamo le prime sperimentazioni informatiche, perché la cultura della Silicon Valley ha le sue radici dalla controcultura degli anni 60-70. Io non sono molto d'accordo nell'associare questo termine, 45-55 sono quelli che erano di 68, 55-65 eravamo alle medie, quindi cioè, secondo me c'è molta differenza. Nel giro di 10 anni, sì. Almeno qui in Italia, se non so, in America, negli Stati Uniti, ma qui secondo me sono veramente quasi due generazioni diverse. Sono totalmente d'accordo, infatti questo è un altro schema che riguarda, diciamo, la distribuzione della popolazione italiana, in cui il baby boom è diviso fra generazione dell'impegno e generazione dell'identità. In effetti va fatto questa differenza, però dobbiamo sempre tenere in considerazione che cosa? Che quando diciamo che esiste una generazione che condivide certi caratteri, non stiamo dicendo, e questo è un po' il centro unico, la cosa principale che voglio dire, che la generazione è l'unica cosa che influenza quel fenomeno culturale, è una delle variabili, cioè che diventa una variabile al pari dell'appartenenza di classe, dell'età, del genere e così via, che dobbiamo tenere in considerazione quando analizziamo un fenomeno, che sia comunicativo o culturale. Poi, come dicevamo prima, stupendo. Però è anche vero che esistono dei contenuti che, o comunque diciamo un certo tipo di insistenza sociale che ha riguardato tutto quel tempo. Cioè l'idea della controcultura del protagonismo sociale si è applicato per tutto quella parte, fino diciamo agli anni 80, in cui poi invece si sviluppa la logica, la narrazione del disimpegno, no? Cioè, quindi non dicendo che l'idea di boomers riguardo dal 45-65, posto che sia vero, stiamo dicendo che
quei 20 anni di persone condividono necessariamente le stesse caratteristiche, ma condividono alcuni dei linguaggi, dei riferimenti culturali e del modo di essere inquadrati da certe istituzioni, da certi enti sociali che possono trovare dei, diciamo, fattori di continuità all'interno di quel gruppo. Quindi non stiamo dicendo che... Ovviamente la caratterizzazione dovrebbe essere troppo grata. Esatto. La differenza tra 4 anni ci possono essere esperienze a livello mondiale che hanno cambiato la vita. Quello che ha 4 anni di più e invece quello che ha 4 anni di meno. Ma infatti ripeto, noi dobbiamo considerare la generazione non solo come un gruppo di persone con la stessa età, ma come un gruppo di persone di un'età simile che condivide ed è associato a dei riferimenti culturali, no? Quindi gli stessi riferimenti culturali non riguardano, diciamo, un campo, un range d'età ristretto, possono innanzitutto essere ricorrenti, ma possono estendersi per tantissimo tempo. Pensiamo agli anni 90, l'influenza per esempio che per i più giovani può aver avuto, non so, il grunge dei primi anni 90 o il punk negli anni 80. Ditemi voi per quanto tempo i giovani si sono definiti attraverso il punk o il grunge o il rock. Più di 20 anni, quasi 50 anni, sono 60 anni diciamo, quasi che diciamo, il punk è dato, 60 anni no, è dato di nascita nel 77 e ancora alcuni ragazzi ascoltano solamente punk, ma trovano gli strumenti della rivolta, della, diciamo, della loro, del loro essere giovani adolescenti anche lì. Cioè, quindi la prospettiva delle generazioni dobbiamo guardarla da un punto di vista anche dei riferimenti culturali, che possono essere estesi con un tempo che è molto più lungo di quelle delle caratteristiche sociali. Non so se sono stato... Una curiosità, perché avete collocato una parola nel 45? Perché abbiamo collocato? Rock and roll tra il 24 e il 45. Perché il 24 e il 45 è gli anni di nascita di quella generazione. Ah, generazione. Quindi sono giovani nel momento in cui c'è. Ah, io sono anche. Sì. Ma forse questo era il creato del fraintendimento. Andiamo avanti alla generazione X, una delle generazioni di cui si parla meno, il nome generazione X viene dal romanzo di Douglas Coffman, se non sbaglio. E viene appunto narrata come la generazione del disimpegno, la generazione in cui le tematiche politiche, la lotta di piazza e così via, viene soppiantata dalle tematiche più identitarie, da problemi che riguardano il singolo, il dramma, diciamo, dell'individuo piuttosto che quello del gruppo politico. Le esperienze condivise sono appunto quelle ancora della fine della guerra fredda, del thatcherismo, del reaganismo. Proprio abbiamo anche lo sviluppo di MTV, le tecnologie video, la caduta del muro di Berlino e così via. E gli Yuppie ci sono. Gli Yuppie assolutamente, assolutamente, che sono stati appunto visti come il simbolo di questa sorta di scarso impegno nel sociale. Arriviamo quindi alla generazione Y o Millennials, che abbiamo descritto precedentemente, le esperienze formative possono essere quelle sicuramente dell'11 settembre, ed è un tipo di evento formativo che ha una sua rilevanza globale. In Italia però abbiamo altre esperienze formative per i Millennials, parallele per esempio all'11 settembre, pensiamo per esempio ai fatti di Genova, che sono un evento assolutamente generazionale per i Millennials, perché quale per esempio io. Elisabetta siamo, nel senso che quindi possiamo dire per noi lo sono, diciamo. Dal punto di vista appunto del prodotto singolo, questi sono, cominciano i millennials, queste definizioni tipo dei nativi digitali che cercavamo prima di contestare, perché non ci dicono molto del modo in cui vengono utilizzati poi questi strumenti. Quello che però ci può interessare dell'idea dell'essere nati in un ambito interamente digitale non è tanto il fatto che, siccome sono nato in un ambiente che utilizza la comunicazione digitale, so usare la comunicazione digitale, perché non è vero, ma il fatto che essere nati come per esempio è la generazione Z, in un momento in cui internet c'è sempre stato, perché la generazione Z è esattamente definita da questo, sono nati dal 95 in poi, cioè sono nati che già internet esisteva, cambia le aspettative. Cioè, quindi cerchiamo di riposizionare questa idea del nativo digitale, non come quello che, siccome è nato là, sa usare automaticamente la tecnologia, perché non è detto, ma
una generazione che è influenzata a livello delle sue aspettative, della comunicazione, dell'interazione, sul futuro e così via, dal fatto che è sempre stato all'interno di una società connessa e digitale. Scusi, può tornare un attimo la reazione, perché c'è una contraddizione che è, diciamo, punk, milionaire, perché siamo... Allora, attenzione, questo qua è... questo è il poster, il poster del film di Social Network, che è il poster... Forse l'avete messo rappresentativo di una contraddizione clamorosa, direi, tra punk e milionaire. Ma infatti il poster gioca proprio su questa contraddizione. Allora, è il film di Social Network, che è il film finzionale su Zuckerberg. E che cosa vuole dire punk e milionaire? Gioca proprio su questa contraddizione tipica della Silicon Valley, di questi miliardari, che però si narrano anche come i punk, perché affrontano o si ribellano verso i modelli imprenditoriali e culturali che l'hanno preceduti. Sono veramente un punk e viatore, si trovava un po' di... Ah, sono assolutamente d'accordo. Mettevamo, era solamente un esempio di riferimento culturale. No, è un esempio di tipico film che definisce è l'idea di contenuto mediale che definisce una generazione, cioè il film di Social Network che parla di millennials. Ok, abbiamo, vado avanti su questo, che poi lo vedremo praticamente, diciamo, sugli esempi. Alcune caratteristiche appunto di questa generazione Z su cui ci concentriamo ora sono difficili da dire. Innanzitutto perché la generazione Z è nuova e, diciamo, analizzare qualcosa che è nel suo sviluppo è sempre qualcosa che da sociologi siamo un po' tentati di dare attenzione a farlo, perché le caratteristiche di questa generazione sono difficili ancora da guardare in prospettiva, anche per un banale fatto. Mettiamo caso che faccio una ricerca che dice: voglio capire che cosa guardano quelli della generazione Z. Ora, come distingo che quel comportamento è tipico della generazione Z dal fatto che quel comportamento è tipico dell'essere giovani? No? Se abbiamo detto che la generazione non è banalmente un fatto di età. Quindi quello che vogliamo dire anche proprio in generale è: le generazioni possono essere un buon strumento analitico, non abbracciamole come qualcosa che spiega tutto, prendiamole sempre, diciamo, con un certo grado di possibilità di distanziarci da queste. Quindi un punto caratteristico proprio i giovani, tutte le generazioni quando sono state giovani, ogni adolescente ha bisogno di riscontro, di conferme, e quindi ritiene l'opinione degli altri. È chiaro. Diciamo che in questo caso le ricerche che riportiamo dicono che li sentono di più rispetto a generazioni precedenti, almeno nel comincio stato. Però diciamo che questi sono alcuni tratti attraverso cui è definita questa nuova generazione. Sì, perché i social media poi esasperano un po' tutto questo. Esatto, infatti è difficile definire ma cos'è l'impatto della tecnologia o l'impatto dell'appartenere alla stessa generazione. Per questo dico attenzione a prendere tutti questi fattori come una diretta conseguenza dell'appartenenza generazionale. Però sono descritti in una generazione always on, che però, a differenza di altre generazioni, a differenza del semplice fatto di essere giovani, la caratteristica di dare maggiore attenzione, per esempio, al benessere, e non benessere che è più olistico, è la generazione che vede meno di altre generazioni. Se compariamo, diciamo, quelli della generazione Z che possono, sono degli stati vari, perché sono meno interessati nella trasgressione materiale, sono una generazione descritta come più imprenditoriale, che è un carattere che non è correlato normalmente all'essere molto giovane, ma è correlato, semmai è un carattere che si è avuto successivamente. Imprenditoriali dei millennials sono la generazione più tecnicamente differenziata e sono celebrity networkers. Più dei millennials e dei altri sono più interessati ad interagire, guardare, produrre contenuti riguardo persone che siano, che abbiano raggiunto un certo tipo di fama, non necessariamente celebrità di Hollywood, ma anche non di celebrità, e questo vedremo a brevissimo. Concludo quindi andando sulle trasformazioni della partecipazione, no? Che è un po' il termine in questo corso, cioè dell'attivismo della partecipazione. Allora, cosa possiamo vedere
nelle nuove forme di partecipazione politica dell'attivismo. Un teorico dei media molto, molto importante, per me molto interessante, che si chiama Harry Jenkins, che forse qualcuno di voi ha già incontrato, parla appunto di politica partecipativa. Che cosa significa politica partecipativa? La politica partecipativa può essere descritta attraverso alcune di queste caratteristiche. Allora, nella politica partecipativa troviamo innanzitutto un passaggio dall'azione collettiva all'azione connettiva, ossia che l'azione politica non avviene necessariamente all'interno dei apparati che prima conoscevamo. Cioè non devo essere all'interno del partito o all'interno del gruppo di interesse, all'interno di quell'editore per fare cultura politica, ma posso individualmente portare avanti la mia, diciamo, il mio interesse politico in connessione con gli altri. Cioè quindi il passaggio dall'idea del soggetto politico come collettivo, gruppo che si ritrova in uno stesso luogo e condivide tanto, all'idea dell'azione politica come connettiva, cioè diversi con molte differenze che nella politica trovano un modo di realizzare non solamente fini politici ma anche fini personali, non personali nel senso di carriera, ma per esempio la politica come sviluppo delle politiche identitarie, no? Pensiamo ai diritti, no? E che trovano altri interessati allo stesso, con cui magari non condividono nemmeno la stessa visione politica, ma che si ritrovano su un tema, su un topic, su un motivo all'azione. Troviamo poi che questa azione collettiva non è necessariamente fuori dai soggetti tradizionali, ma interagisce con i soggetti tradizionali, perché nel momento in cui troviamo queste forme, per esempio pensate, non lo so, qualcuno di voi ha in mente qualche nuova forma di attivismo, visto che insomma il corso un po', penso che avete incontrato in questo corso politico, sì, possiamo dire 5 Stelle che hanno fatto un tentativo di finire male, nel senso che hanno provato, secondo me, a mettere in atto quelle azioni lì, cioè, poi alla fine sono diventati dei politici tradizionali. Cioè, sì, ma hanno aggregato in particolare giovani, io li vedo molto staccati e si avvicinano quelli, come diceva lei prima, che vedono un'opportunità nella politica, ma quelli che vorrebbero fare politica, quella che era intesa a livello ideale, sono tutti completamente avulsi, separati e arrabbiati della mancanza di ideali e di principi. Almeno io ne ho due tra i 20 e i 25 anni e tutti e due proprio, ma non solo loro, anche gli amici dicono a noi questa politica. Però riprendendo l'esempio che faceva lei, appunto l'esempio di questo, il fatto che quella cosa che nasce come collettiva non è che è avulsa dagli schemi tradizionali, perché a un certo punto diventa di interesse per i soggetti tradizionali che vogliono comunicare con quei pubblici a cui normalmente non arrivano. Pensate un po' cosa succede con Obama, con Bernie Sanders, insomma movimenti dal basso che poi vengono poi cooptati da strutture più tradizionali. Però diciamo non riescono ad emergere per conto loro, vengono fagocitati comunque dalla politica tradizionale. Potremmo fare lo stesso discorso dei partiti, cioè uno potrebbe fare lo stesso discorso di partiti che vivono 3 anni e poi scompaiono. Quindi è vero che queste forme sono possono essere più volatili perché si possono attaccare meno a delle strutture più stabili nel tempo. Però non è detto che la volatilità significhi che non hanno nessun tipo di impatto, perché la volatilità significa anche che possono riformarsi in nuovi modi, magari con forme differenti. Ho ad esempio il caso dei Volt, sì, che poi si è scoperto fino anche da Soros e tutto quanto. Ci vogliono soldi oggi, un soldi c'è pure. È molto difficile per dire, il fenomeno Greta, anche quello, è stato fagocitato e non so per quanto avrà effettivamente dei volte. Esattamente quello che diciamo con il dire, la politica partecipativa non è avulsa da questo, a un certo punto deve dialogare con i soggetti tradizionali. E che cosa ha da dare il soggetto tradizionale? Nuovi pubblici, quindi importare dentro. Sono politiche che si basano sulla voce, cioè la voce non solamente nel senso di farsi sentire rispetto alle cose che ci interessano, ma sono modi di fare politica che parlano dell'individuo,
in cui il messaggio politico non è lo stesso per tutti o lo stesso per l'unico collettivo, ma troviamo dentro un messaggio politico qualcosa che riguarda il singolo. Prendete le foto, poi ci lo vediamo negli esempi concreti, le nuove proteste di piazza per Fridays for Future, guardate i cartelli. Molti di questi hanno per esempio dei dettagli che riguardano chi li porta, la singola persona. E questo lo vediamo particolarmente bene in quello che è stato uno dei primi movimenti della politica partecipativa, che è Occupy Wall Street, no? Che ha reso, diciamo, famoso questo tipo di idea. E su Occupy Wall Street, una delle manifestazioni, non la principale, ma una delle manifestazioni, era una serie di persone che descrivevano la loro aderenza all'idea dell'Occupy Wall Street, cioè che esiste una minoranza, che il famoso 1% che ha le risorse del 99%, il più ricco del 99%, e che definisce, detta la sua gente a livello politico, la partecipazione attraverso cosa passa? Attraverso il fatto che la persona racconta la sua biografia. Dice, io sono, ho 20 anni, questo debito perché ho fatto la medical school, io sono il 99%. Cioè, non è annuncio da tutto, sta semplicemente dicendo il suo messaggio singolo. Il suo messaggio singolo è connesso a un movimento politico e a un movimento culturale, però alla voce del singolo. L'ultimissima caratteristica che vediamo è appunto quella della mobilità. Qua già vediamo una mobilità tra pubblico e privato, no? Però troviamo anche una mobilità fra canali e media, perché quando si dice per esempio le Twitter Revolution non vuol dire molto, cioè le rivoluzioni su Twitter, no? Le rivoluzioni sono su Twitter, lo sono anche sulle piattaforme e sono anche nelle piazze. Sempre ritornando su Occupy Wall Street, abbiamo delle manifestazioni online, delle manifestazioni di piazza, delle manifestazioni in tanti luoghi differenti. Quindi una mobilità fra diversi spazi, una mobilità fra temi. Questo per esempio è il caso di un hashtag che si chiama No Makeup Selfie, che nasce come una serie di persone che si fanno un selfie, persone che stanno facendo la Kenya e dicono io vado fiera in questo aspetto, non mi metto il trucco pesante e me ne frega niente. E questa, diciamo, che parte come un attivismo riguardante il corpo, riguardante l'accettazione, diventa poi però un movimento che incastra dei temi politici. Cioè non è detto che ciò che nasce con un tema poi rimane necessariamente all'interno di quel tema. E da ultimo, mobilità transnazionale. Pensate a Occupy Gezi, la rivolta, diciamo, per la partita da Gezi Park, piazza in Turchia contro Erdogan, non è andata, spoiler, non è andata neanche bene, visto i fatti attuali. Parliamo del 2013, ma come si protesta a Gezi Park? Si protesta anche a Berlino. In supporto, ma facendo cosa? Non semplicemente in supporto, agganciando temi simili localizzati su quel territorio, no? Cioè, quindi non solamente supportando, mantenendo la protesta di Gezi Park come qualcosa solamente che avviene in Turchia, ma agganciando la issue, il tema locale singolo, alla protesta globale. E qua lascio la parola a Elisabetta che ci illustra. Prendiamoci un minuto di riflessione. Si è parlato non tanto di millennium, ma di generazione. Cioè, millennium penso focalizzi tu. E come vedete, globale che coinvolge tutti questi. A volte si usano criteri economici, un generazione boom, a volte si usano criteri culturali, la musica. Beh, io direi che la musica ha avuto un ruolo importantissimo nel caratterizzare intere generazioni. I Beatles hanno creato una generazione. Dal punto di vista economico, tenete conto che si è visto nelle ultime slide un peso enorme nella caratterizzazione della generazione. La generazione che era basata sulla ricerca del posto fisso, con tre pilastri di welfare fondamentali che sono la garanzia di avere una pensione,
la garanzia di essere curato e la scuola gratis, o quasi. In Europa, non in America, ma sono due sistemi completamente diversi. In Europa abbiamo consolidato un sistema democratico, tant'è vero che voi avete visto fare un mutuo di $250,000 come comprarsi una casa, per cui pagarlo quando avrò una occupazione assolutamente fuori dell'Unione Europea. Però questo sistema di welfare, noi siamo una scuola di welfare, la scuola di Goa è una scuola di welfare, è entrato drammaticamente in crisi nei suoi tre pilastri fondamentali. Forse la scuola è ancora retto, siamo un paese che produce, stiamo parlando dell'Italia, siamo un paese che produce dei ragazzi dove è possibile accedere alla scuola con un minimo di selezione pagando delle rate accessibili, poi questi ragazzi ce li prendono gli altri paesi perché abbiamo dei buoni istituti, mentre non riusciamo più a dare la stabilità del lavoro, la prospettiva di un previdenziale. È un sistema sanitario che sta entrando in una fase di crisi molto seria. Questa è una delle caratteristiche di questa evoluzione. Avete visto tutti il tema del medico? E qui non avete citato McLuhan, ma ha avuto un ruolo decisivo. Ve lo ricordate nel film di Woody Allen, Il Signore dei Baffi? Ma è McLuhan, sì, il mio, quello era malato, no? Sì. Sì, è lui, ed era lui davvero, mi ha fatto fare una parte. Ah, non era malato, troppo meglio, è uno degli anni, no? Sì. E cui lui, ma è decisivo, cioè il suo pensiero ti fa capire cose fondamentali, cioè nel senso che tu passi, cioè cambia, noi stiamo parlando di generazioni che cambiano, lui dice, cambiando il medico cambia il messaggio. E lo vedremo nella prossima lezione quando vi spiegherò che un certificato dato a mano attraverso un fascicolo elettronico è un'altra cosa. Cambia il significato del messaggio. No, riflettiamo un po' su perché c'è tutto un passaggio di vita. Dove vogliamo arrivare? Perché stiamo studiando? Dove vogliamo arrivare fondamentalmente? Siamo una scuola articoliana, legata molto al pensiero di Arrigo. Guardate, lui era appassionatissimo a questi temi. Il suo punto d'arrivo vi avrebbe detto, voi siete qui con me a studiare per un motivo molto semplice, perché c'è un mondo dei poteri organizzati, economici e istituzionali, e c'è il mondo vitale della gente che siamo noi. Quel mondo ci ha condizionato in tutti i modi, ha condizionato tutte le generazioni. Siamo finalmente arrivati in una soglia con la rete, internet, i social. Lui piangeva quando ha visto i social. Permette l'intersoggettività nel mondo vitale. Cioè permette a delle persone di, senza passare dalla televisione, senza passare dai giornali, senza passare dalla macchina di scrivere che è la burocrazia, a queste persone di comunicare tra loro in modo indipendente o, indipendente impossibile, scarsamente condizionati dai sistemi di potere che avevano in mano il monopolio. Voi pensavate di poter comunicare attraverso la televisione. La televisione c'era una poltrona, ti sedevi e zitto, ascoltavi e basta. Non era ammesso il diritto di parola davanti alla televisione. Mi ricordo ancora Mai Buongiorno, lascialo. Addirittura avevo un successo che prima di andare al cinema spegnevano il cinema e tutti guardavamo la sera dopo e poi iniziava il film dopo. Al medica veniva portata la televisione prima del film. Non c'era diritto però di replica. C'è diritto di replica nei giornali? Sì, ci mandi una lettera
a Repubblica ogni 100 che ne mandi una te la pubblica, o al Carlino, non c'era diritto di rete. Lui vede finalmente arrivare un medium, internet, i social, non ha visto WhatsApp, l'esplosione che ne avrebbe visto ulteriormente, dove la gente parla tra loro, sì, condizionati dal potere, che manda un po' di pubblicità. Allora, quindi cosa avrebbe detto Articò? Perché siamo qui seduti ad ascoltare dei bravi ragazzi la bella, la prima parte della bella lezione di un congresso, ho sentito, no? C'era qualcosa di nuovo. Perché noi vogliamo che il mondo vitale parli tra di loro, senza bisogno degli editori, sappiamo chi sono in mano alle televisioni, per favore, senza bisogno dello Stato, senza bisogno dei giornali, sappiamo chi possiede i giornali, senza bisogno di passare attraverso dei sistemi di potere, o meglio, cercare di essere condizionati il meno possibile, un po' di pubblicità, adesso non la lasciamo passare. Sentiamo un po' cosa ci dice. Solo dire una cosa. Prego. Il condizionamento sta venendo molto forte, adesso non so se ce ne rendiamo conto. Io ho un mezzo che ogni qualunque parola metto mi salta fuori in prima internet su Google, Amazon. La prima cosa che viene fuori è quella. Quindi non so, andando avanti, se saremo così liberi. L'altra cosa che volevo dire è, a proposito del discorso della globalizzazione, io non so quanta gente sa che l'OPA ha prodotto l'agenda 2030 con 17 obiettivi. Lo so. L'agenda 2030 dal 2015, sì, 17, pochissimi li conoscono oppure ne hanno sentito parlare, ma i politici non ne parlano proprio minimamente. Sono obiettivi che tendono ad avere equilibrio, a togliere parte del mondo, quindi non solo l'ambiente, ma anche un'economia che è più grande. Quindi forse c'è bisogno di interferire, di intervenire anche su questi mezzi, non so come, ma... Certo, cioè il mondo vitale, di cui parliamo, nella prossima lezione vi farò un po' di teoria di Roma sul rapporto tra sistema e mondo vitale. Fra quella grande cosa che butta l'ombra su di noi e ci condiziona, ma è un fatto dinamico continuo, cioè oggi, domani, domani l'altro, tra un anno, tra tre anni, sarà una battaglia continua che il mondo vitale riesce a riorganizzare i suoi spazi. Vi ricordavo all'inizio del corso che la prima esperienza che arrivò a favori erano televisioni autogestite a livello di palazzo, dove la sera si decide quali film tutti assieme a vedere e si fa un po' di cose, così mi sento sicuro che non ci condizioni. Estremo, no? Sentiamo però... Sì, è stata la tutta una cosa, un attimo solo, dico 5 parole poi ti fa tutto. Volevo solo dire una cosa, che rispetto al rapporto tra gli individui e la tecnologia, l'approccio che noi utilizziamo in genere quando studiamo le tecnologie è quello del modellamento sociale della tecnologia. Che cosa intendo con questo? Intendo che prima questo era un cellulare, aveva uno schermo molto molto piccolo, tanti bottoni grandi, e veniva utilizzato per telefonare. Che cosa accade? Che si sviluppano degli altri linguaggi, ma non sviluppati dal creatore della piattaforma, il creatore dell'oggetto tecnologico si rende conto degli usi che gli individui fanno. Allora lo schermo banalmente raddoppia. Poi nella successione delle, diciamo, delle pratiche di utilizzo diventa un altro oggetto, ci arriva dentro internet, ma di base questo diventa così perché la gente inizia a guardare, a produrre contenuti visuali, quindi la tastiera non c'è più, è uno schermo praticamente, ma non è vero che abbiamo a volte la sensazione che questi oggetti ci arrivino tra capo e collo e siamo obbligati ad utilizzarli, però la forma molto spesso che questi oggetti hanno è data da una interrelazione tra gli individui e la tecnologia, e questo avviene, come vedremo, anche
negli spazi del digitale. Però, se c'era una... Sapete chi ha prodotto il primo SMS? I primissimi SMS, i tecnici della riparazione dei telefoni e delle cabine telefoniche. Cioè servivano per quello gli SMS, servivano per controllare la linea. Quando loro andavano a manovrare i fili sotto casa nostra, si attaccavano i fili e facevano gli SMS. Da lì hanno copiato gli SMS. Vabbè, andiamo avanti. C'è una domanda. Grazie, grazie e complimenti perché mi sono attivo. Perché adesso mi è rimasto un buchetto, alla fine di tutta l'Africa delle immagini c'era una delle ultime diapositive con gli elenchi dove c'era un richiamo anche alla parte etnica di appartenenza etnica. Sì. Chiedevo se era possibile chiarirlo poi. Sì, la generazione Z è quella che ha attuato multietnicità e osservata nel UK e negli Stati Uniti. Riguardo l'Italia, le ricerche di questo tipo sono ancora più importanti, sicuramente sì, è la più tipicamente interessante. Questo ha un impatto molto importante se guardiamo all'alto statunitense. Perché dico che l'alto statunitense? Perché sappiamo che le generazioni sono definite molto benedia e il nostro sistema, diciamo, mediale, cinematografico, delle serie televisive, eccetera, è ancora molto influenzato da quelle rappresentazioni, è importante capire anche un po' cosa succede là. E lì c'è un tema che da noi non c'è, cioè quello della proporzione e comunque della rappresentazione delle etnicità nei contenuti, soprattutto televisivi e poi cinematografici. E nella generazione Z è la prima volta che troviamo uno scavallamento in alcune zone degli Stati Uniti, diciamo, è stato un po' contestato, però diciamo che anche si va verso quella direzione in cui il caucasico bianco va sotto il 50% rispetto a ispanici, afroamericani, asiatici e così via. E questo ha un'importanza totale, questo semplice fatto, non è un cambiamento graduale. Da questo fatto in poi cambia in maniera catastrofica il modo in cui le aspettative riguardo la rappresentazione, perché la risposta finora al perché il protagonista è bianco è sempre stata perché la maggior parte della popolazione è bianca. Nel momento in cui questo turismo non è più così autoevidente, non è più così vero, c'è tutto un processo di rimessa in discussione di queste rappresentazioni qua. Noi ancora vediamo quello di no, perché ovviamente la nostra società è diversa, però appunto si stanno producendo contenuti per quella generazione che avranno un impatto però anche in altri. Quindi, sempre riferendo nella slide che si vedeva prima, mi vengono in mente due domande. Una, lei parlava del fatto che c'è una più attenzione alla salute e quindi meno alcolismo. In realtà mi sembra che, anche sentendo le ultime cronache, il tasso alcolico tra i giovanotti, chiamiamoli così, sia in aumento. Seconda domanda, il fenomeno dei hikikomori, quelli che si rinchiudono in casa, in che generazione la inseriamo? È questa generazione o è quella che verrà? Sta spiazzando fra le due. Sta spiazzando fra le due, forse addirittura più millennials che le nuove. E dipende molto dai contesti del caso. Però il hikikomori nasce nell'Asia tecnologica, quindi Corea in primo luogo, poi Giappone, Singapore, Taiwan e così via. Lo stesso fatto che noi utilizziamo lo stesso termine di hikikomori, non so quanto, per definire fenomeni in cui i giovani rifiutano la vita sociale, anche questo è già da mettere in discussione. Detto questo, sicuramente ha a che fare con queste ultime due generazioni. Però sono anche generazioni che si osservano alcune ricerche, proprio possono essere benissimo contraddette, riguardo alla generazione Z una maggiore tensione verso il coinvolgimento, verso l'interazione, non solamente fra pari, ma anche verso la società che si realizza, sia osservato a livello dell'attivismo, ma anche a livello dell'imprenditorialità. Imprenditorialità e attivismo che sono associati a questa generazione Z, sbagliando o meno lo vedremo nel tempo, sono due facce un po' di questo ritorno, se vogliamo un po' chiamarlo, al pubblico che invece era stato osservato
dei millennials come un rifinimento, diciamo, verso il privato. Però lo diciamo per l'ennesima volta, non siamo deterministici in questo, ma diciamo che quindi, è molto importante capire le narrazioni attorno alle generazioni. Questo si dice delle generazioni, poi bisogna confrontarli con i dati locali, specifici. Non so meglio di alcuni aspetti del viaggio camminato, mi ha colpito l'approfondimento il confronto generazionale che mi è sembrato molto focalizzato sulla cultura americana. Statunitense. È verissimo che anche noi diciamo quelli di Aquilese, eccetera, eccetera, che comunque sono riferimenti ad una cultura come la nostra, sì. E mi domandavo se magari riuscivi a darti un flash di quello che è, adesso capisco che è chiamato forse seminario, però di quello che è magari il rapporto anche solo attuale, diciamo, tra le generazioni qui da noi. Quella la slide sulla Happy Days, diciamo, con i vari riferimenti di internet, era proprio un tentativo di osservare a livello iperlocale e a livello, diciamo, della banalità dei contenuti quotidiani, proprio quello, in una logica non un po' come gli Stati Uniti, in quanto tutti i singoli erano cose italiane, pensate alla Motorola, o pensate alla Lira. Quindi, ad esempio, il fatto che anche il conflitto lira-euro può essere declinato in senso generazionale, che non vuol dire che il conflitto lira-euro è dato da questioni generazionali, ma il conflitto lira-euro può essere adottato, funzionalizzato come distinzione fra noi, che quelle lì con 10.000 lire, come si diceva prima, stavamo a posto, in quest'altro che invece non si sa come stanno. È interessante osservare quello perché si dicono due cose insieme. Da una parte si dice con la lira si comprava più roba, dall'altra parte però l'altra interpretazione è noi ci bastava 10.000 lire, cioè quindi noi eravamo gente che risparmiava, queste sono gente che spendono, no? Quindi questo è un po' il dire come tanti simboli differenti poi vengono utilizzati per distinguere questi quanti, anche simboli che non c'entrano niente con le generazioni, come il tempo denaro. Allora, io diciamo che la presentazione l'abbiamo pensata con una carrellata di esempi che iniziano da questo maghetto e poi sarebbe conclusa con eventualmente un dibattito. Parte del dibattito è già stata fatta, quindi adesso facciamo una parte un po' light della presentazione e della lezione con delle cose che sembrano, come ad esempio il maghetto, molto molto pop, e quando si dice pop spesso si intende qualcosa di basso e di poco importante, mentre invece vedremo quale centralità occupa la cultura pop anche per quello che riguarda dei movimenti partecipatori, chiamiamoli così. Allora, vabbè, innanzitutto chiedo una cosa, lo conoscete? Li conoscete? Sì, abbastanza. Perfetto, però più o meno diciamo che un'infarinata l'abbiamo tutti quanti. Non certo, sì. I professori, voi che generazione siete? Noi siamo millennialissimi, con tanti risvoltini, proprio super millennials. Ci facciamo i selfie, un sacco di proprio super millennials. Quindi Harry Potter l'hai visto proprio da licenze, diciamo. Prima di vederlo c'erano i libri, che erano oggetto di culto, di film e dopo. Mi firma già sui miei nipoti, i figli di mia sorella, una scansa a cui voce. Dunque, dicevamo, maghetto, che storia viene raccontata? Che tipo di narrazione c'è all'interno di questi romanzi? Sì, è pieno di metafore magiche, bacchette, magia, incantesimi, eccetera, eccetera, però di base ci sono dei ragazzi, giovani, dei ragazzini, che si trovano ad affrontare delle prove classici. Classiche storie di diciamo sviluppo, no? Di crescita, perfetto. E si trovano anche, eccetto delle rare occasioni rappresentate da alcune figure, alcuni mentori, a scontrarsi con degli adulti che non li capiscono fino in fondo o che comunque
comunque non sono dei loro alleati. Diciamo che per come vengono descritti i personaggi dei ragazzi, sono in qualche modo un po' più smart, un po' più svegli e capaci rispetto a un mondo degli adulti, dei loro professori e altri personaggi più grandi di loro, che è un po' in qualche modo rispetto a loro rimane un passo indietro. E quindi poi c'è tutto il discorso della lotta bene e male, perfetto. Perché prendo questo esempio? Perché da qui, da questo successo editoriale, cinematografico, merchandising, parchi tematici, eccetera, non si è sviluppata solo una cultura e un'industria del consumo, ma si è sviluppata anche un'organizzazione che si chiama Harry Potter Alliance. La conoscevate? Ne avete mai sentito parlare? Ok, allora, l'organizzazione viene fondata da Andrew Sleek nel 2005. Ora, che cosa fa questa organizzazione? Diciamo che, allora, qui innanzitutto c'è una foto di un gruppo. Come vedete loro hanno il loro logo, cioè okay, il cuore, il fulmine, c'è tutta una simbologia che si chiama Harry Potter. Hanno le loro magliette e si organizzano a livello internazionale in quelli che vengono chiamati chapters, capitoli, perché riprendono tutta quanta un linguaggio, una grammatica derivante dai libri. Ma che cosa fanno? Andrew Sleek decide, nel momento in cui vede quanta potenza la fandom, cioè la base dei fan di Harry Potter, distribuisce in rete sotto forma di immagini, disegni fatti dai ragazzi, testi scritti sulla base della storia di Harry Potter, fotomontaggi, video collage, musiche, canzoni riscritte, quando vede tutta la potenza di questa creatività visibile di questi ragazzi che appunto sono appassionati della storia, si chiede, ok, di questa energia positiva, cioè, ne possiamo fare qualcosa? La possiamo inserire in una sorta di commutatore, in modo tale che poi questa energia diventi un cambiamento positivo rispetto a dei problemi sociali di varia natura? È possibile fare questa cosa? E così nascerà Harry Potter Alliance, che in questi anni si è occupata di tutta una serie di tematiche che riguardano da problemi locali, regionali, perché ricordiamoci che i capitoli di questa alleanza, ovvero i sottogruppi dell'organizzazione non governativa, sono anche gruppi locali, fino a tematiche ben più ampie. La prima che viene trattata è appunto riguarda il genocidio sudanese. Ok? Quindi nel luglio 2007 lavorano con uno dei siti più famosi nel mondo internet di Harry Potter, perché voi vi dovete immaginare, se non ne avete qui esperienza di prima mano, che questi ragazzi producono dei contenuti che sono visibili in rete. Okay? Poi possiamo pensare che loro stiano a perdere tempo invece di studiare, oppure possiamo pensare che hanno delle passioni che si sviluppano attraverso alcuni spazi online e attraverso alcuni strumenti che poi possono venire utilizzati anche con scopi in qualche modo benefici, possono venire appunto, come dicevo prima, commutati, questa energia può venire commutata. E quindi iniziano ad organizzare eventi anche locali dove si riuniscono, dove ci sono questi ragazzi delle associazioni che ascoltano ad esempio dei podcast che sensibilizzano su delle tematiche, oppure dove vengono invitati dei gruppi perché dai fan di Harry Potter nasce un filone musicale che è il Wizard Rock, tipo il rock del maghetto, ok? E quindi che cosa succede alla fine? Perfetto, sensibilizzazione, si creano dei collettivi, si ragiona e si discute su dei temi, ma non finisce qui, perché all'attivo, questo è uno screenshot preso dal loro sito, perché c'è ovviamente un sito ufficiale del Harry Potter Alliance, riescono a effettivamente fare dei cambiamenti, a produrre dei cambiamenti in positivo. Uno tra tutti, quello che in qualche modo ha sancito il loro successo, riescono con l'appoggio della scrittrice dei libri che è J.K. Rowland, riescono, grazie all'appoggio
tipo di cioccolato che fosse fair trade, quindi che avesse delle certificazioni in modo tale che si sapesse da dove proviene questo cioccolato, che nessuno è stato sfruttato per produrlo e così via. Questo che cosa significa? Uno, producono del cambiamento importante nel mercato, quindi si traduce in cambiamento a livello del capitale, ok? Difficilissimo. Due, riescono attraverso questa passione a fare, in qualche modo, ad agganciarsi a una figura di spicco di questo mondo, che è la scrittrice, e riescono in qualche modo a fare della pressione, ma anche ad ottenere una visibilità più ampia. Altre campagne di sensibilizzazione hanno fatto una campagna sulla riforma dell'immigrazione degli Stati Uniti, altre sulla giustizia economica, sui pari diritti, ad esempio riguardo alle famiglie arcobaleno, per i diritti LGBTQ, insomma toccano una varietà di temi molto molto ampia, perché molto molto ampi sono appunto i loro capitoli, quindi hanno degli interessi vasti che cercano di far in qualche modo capitalizzare in avvenimenti, raccolte fondi, raccolte firme e quindi in cambiamento sociale, in impegno civico, responsabilità sociale, eccetera, tutti quei temi che appunto discutevamo prima, che sembrano così lontani dai ragazzi oggi e così difficili da organizzare insieme e farli interessare, in qualche modo farli aggrappare a questi temi. Come ci riesce Andrew Speak? Ci riesce attraverso quello che lui chiama, c'è un TEDx Talk sottotitolato in italiano su YouTube, se vi dovessi interessare, lo chiama approccio narrativo. Che cosa dice? Lui dice, io traduco le immagini, le metafore della magia che tanto hanno appassionato i ragazzi, le traduco in immagini, in linguaggio che può essere utilizzato per la politica, per l'attivismo. Quindi loro hanno tutto un loro vocabolario ispirato a Harry Potter per identificare i cattivi, the bad guys, okay? O per chiamare le proprie compagini, o per realizzare le loro campagne. Non escono da quel mondo lì, okay? Per realizzare un cambiamento nel mondo che ha veramente alle volte niente di magico, però riescono a farlo questo salto e a farle poi delle magie che sono dei cambiamenti reali. Quindi che cosa dimostra questo esempio? A mio parere poi possiamo discutere. Dimostra come una narrazione forte che già coinvolge i ragazzi, che crea un mondo, un immaginario nel quale si riescono a riconoscere, poi può essere effettivamente utilizzata per fare altro. Ragazzi, ma non solo. Questo che cos'è? È una serie che nasce da un libro che era diventato un film di poco successo. Forse. Esatto. Diventa una serie super famosa nell'ultimo periodo, Il racconto dell'ancella. Chi è che l'ha visto o l'ha letto? Ok, in due parole di che cosa parla? È un futuro distopico, forse un passato che lo sa, in cui c'è una gerarchia di maschilismo imperante, dove ci sono questi comandanti, e una sottoclassificazione delle donne che vengono divise in ancelle perché sono le uniche poche rimaste a potersi riprodurre e quindi servono come serve per l'appunto questi comandanti con moglie, e la loro funzione principale è quella di poter procreare. Sì, sono delle sottomissioni. Esatto, quella sottomissione della donna. Quindi, distopia, okay, di genere fantascientifico, una società diversa. Questi sono i costumi, per chi non avesse mai visto, queste sono le ancelle, sono i loro costumi. È tutto ambientato con dei costumi particolari, quindi è chiaro che la realtà è un altro tipo di realtà, ok? Poi succedono cose tipo questa. Sì.
ce li hanno, io che avevo già avvisati, vi chiedo di uscire da Laura. Mi dispiace, ma non posso ripetere le cose 10 volte. Ve l'avevo già detto prima, a me dispiace, ma vi chiedo di uscire da Laura. Guardate. Io chiedo alle forze dell'ordine di chiedere al pubblico di uscire da Laura. Vi chiedo cortesemente di attenervi al regolamento del Consiglio Comunale, questo non è un mercato. Sto aspettando l'intervento della forza pubblica per poter proseguire. Ok, abbiamo capito più o meno il succo. 6 ottobre 2018, siamo a Verona, delle attiviste del movimento Non Una di Meno partecipano alla seduta del Consiglio Comunale dove è stata appena approvata la legge contro l'aborto. Queste attiviste partecipano con i costumi del racconto della cena, quindi hanno questi coni che sostanzialmente impediscono alla cena di sentire, ma ne oscurano un po' anche la vista, quindi il volto, cioè questo cono bianco, i mantelli rossi. Ok. Succede che ovviamente vengono sgombrate all'istante. Prima viene chiesto loro di rimuovere il costume e poi vengono sgombrate attraverso le forze dell'ordine. Ok, non è l'unico caso, anzi. No, cioè è stata presentata una mozione antiabortista. Era una mozione antiabortista, sì. E loro, era il momento in cui si parlava della legge contro l'aborto. Esatto, sul consultare la pillola, eccetera. Dopodiché, in quei momenti in cui il dibattito si stava scaldando, sono andate a esatto. Ma Verona era in Italia, sì. Cioè io credo che stessero, cioè il discorso era degli obiettori di coscienza, cioè era una cosa del genere, nel senso che comunque diciamo il comune di Verona si dichiarava free, cioè free dall'aborto, nel senso una roba che spingeva. Era una mozione che caldeggiava il pensiero antiabortista e quindi proprio perché c'era in quel momento un dibattito molto forte in Italia è successo un episodio di questo tipo. Però non solo in Italia, è successo a Verona, succede ovviamente in America contro il vicepresidente, succede alla Marcia delle Donne, sempre in America, due volte, si presentano a marciare non solo delle attiviste, non solo dei gruppi di attiviste, ma anche singole che decidono di aderire a una sorta di immaginario collettivo. Succede ai Golden Globes, vi ricordate che c'è stato un movimento in qualche modo collegato al Me Too, quando ci sono stati gli scandali legati a Hollywood e alle violenze sessuali o pressioni sessuali sulle quali è stata fatta luce recentemente, e quindi c'erano le ancelle di Hollywood Handmaids, okay? Vestite appunto anche loro con... Volevo solo una cosa, piccolo appunto. Non ha avuto molta efficacia quel primo video perché non si vedono loro. Perché non vengono riprese, che quello è un video della. Quindi non si riusciva subito a capire la connessione tra la serie e il video che ci ha fatto vedere. Non. C'è quel video lì, è il video originale, non ce ne sono altri, quindi è l'unico che. Io lo metterei magari dopo, proprio a livello visivo comunicativo, perché sennò non aveva nessun senso. Sembrava uno che parlava in Veneto, ma non si riusciva a capire dove volevi arrivare. Beh, secondo me è ottima invece. Oltre al video l'ho spiegato, quindi pensavo che passasse. Evidentemente non era abbastanza efficace.
grazie. Poi, andando avanti, iniziano a protestare sulla tassa sulle tasse riguardanti la salute in America, perché in particolar modo ne vengono intaccate delle, diciamo, delle condizioni più legate al corpo femminile, per cui vanno a protestare anche in questo caso, sempre vestite da ancelle. Poi abbiamo la Francia, sempre riguardo alla, al movimento, contro il movimento antiabortista e contro l'obiezione di coscienza. Ma soprattutto l'ultima, diciamo il momento, un momento in Argentina è stato coronato in qualche modo dalla scrittrice stessa del romanzo, che è un'anziana signora molto gioviale, che ha scritto una lettera di cui le manifestanti in Argentina hanno letto un estratto, e l'estratto era: a nessuno piace l'aborto, anche se sicuro e legale. Non è quello che ogni donna si sceglierebbe per un momento felice il sabato sera, ma a nessuno piacciono nemmeno le donne che sanguinano a morte sul pavimento del bagno per aborti illegali. Cosa fare? E rimaneva questa domanda aperta, provocatoria, ovviamente, è una provocazione, ovviamente, è, sono affermazioni forti, ma quanto è forte il bisogno, la necessità, il desiderio di unirsi in maniera riconoscibile e andare a portare le proprie istanze che riguardano il proprio corpo. E anche in questo caso, come vedete, rispetto alla trama che ci ha raccontato la ragazza prima, è sempre di corpo femminile che si tratta, e corpo femminile messo, nel caso della trama, in una condizione di schiavitù, di un corpo asservito al potere dell'uomo in particolar modo. Okay. Posso dire una cosa rapidissima, sì. Però il potere della televisione in questo caso, perché ad esempio io che non guardo le serie, non ci ho provato, ma non è il mio campo, diciamo, non lo sapevo questa cosa qui. Cioè, voglio dire, quindi la televisione ispira dei movimenti, quindi il potere della televisione, comunque i giovani le serie guardano anche sul computer, però diciamo è ancora potente questo, cioè l'immaginario è una roba che riguarda la generazione dei millennials, in questo caso delle millennials, che hanno un certo tipo di consumo culturale, che sono portati a fruire dei prodotti dell'industria culturale in un certo modo e che scelgono alcuni prodotti e non altri. Ma sicuramente, però questo è un prodotto che ha meno a che fare con la televisione e più a che fare con piattaforme tipo distribuzione digitale dell'intrattenimento. Ancora di più se si pensa che il libro è dell'84 non l'ha lavorato nessuno. Esatto, e neanche al film, che è sempre dei primi anni 90. Quindi, cioè, è un racconto che esiste già, che era già stato dato al pubblico. Però, in questo momento storico particolare, e due, in questo modo distributivo, in un momento in cui la serialità televisiva, in particolare su piattaforme di streaming, di binge watching, acquista un potere superiore. Il costume della cella è stato adottato quindi da donne diverse in molti paesi perché è carico di significati ed è molto riconoscibile e rappresenta, come vi dicevo prima, una chiara distinzione di noi contro loro, di una riappropriazione del proprio corpo rispetto a un potere che vuole decidere che cosa fare di questo corpo. Posso sì? Solo una cosa, giusto per tornare alla cella, al libro. La cella è una figura molto antica, come sappiamo, era praticamente la concubina, era la donna che doveva procreare. All'interno di una società ovviamente che non era democratica. Non è stato nominato bene la parte importante di non una di meno. Io dipingo e scrivo di sofferenza femminile, per questo mi sento di parlare. Nasce tutto da questi continui attacchi della violenza maschile sulle donne. Non è semplicemente una serie tipo seria televisiva, è proprio un attacco alla donna stessa, al suo essere persona.
il suo essere abusato, violentata nella realtà della sua famiglia, nel rapporto familiare, non solo la donna, la compagna, la fidanzata, ma anche la bambina e il bambino, quindi parliamo di violenza sessuale. Ecco, non vorrei che passasse solo il messaggio, poi mi scuso se magari mi sono permessa, dell'ancella, come diceva il signore, del rapporto fra le serie televisive, Netflix e queste cose che i ragazzi guardano. No, io credo che ci sia molto di più su questa figura dell'ancella. Sicuramente a livello di simboli. Questo andava detto secondo me, ecco perché. A livello di simboli sicuramente sì, ma come dicevamo con la ragazza prima, questo libro e anche il film esistono da diversi decenni. In questo momento ha avuto successo per una serie di contingenze di tipo sociale e culturale. Rispondendo al signore prima, gli dicevo perché lui non lo sapeva, perché lui non è fruitore di certe piattaforme, eccetera. Questo. Ma la parte dei femministi hanno letto l'ancella. Sicuramente, però. Sì, anni 70, ecco solo per dire questa cosa. Non è però c'è stato l'utilizzo del costume in maniera globale, ok? Globale no, però internazionale. Nel momento in cui questo costume è stato visto, cioè la maschera di Peter Vendetta, Peter Vendetta, quando c'era il V-Day, il movimento, okay, era quella maschera di Guy Fawkes. Anche prima c'erano delle istanze da portare avanti e gente da portare avanti, ma quella maschera lì ha a che fare con l'industria culturale. Tutto come per Vendetta, il momento dell'80, il film. Il movimento. Insomma, la sintesi potrebbe essere che dei temi così importanti hanno bisogno di essere visti in televisione affinché la gente li conosca. Cioè, dei temi che dovrebbero essere scontati, se non passano dalla televisione, ma io non si la televisione, focalizzato su un modo di rappresentarsi e di in qualche modo partecipare a dei movimenti che affonda le sue radici, certo che c'è la distanza, il problema, la partecipazione eccetera, però non è un caso che vengano utilizzati dei prodotti dell'industria culturale. Poi questi sono degli esempi, delle effervescenze in movimenti che sono ben più strutturati, ovviamente. Però è chiaro che questa cosa qui rispetta anche quello che si diceva di Harry Potter, cioè la potenza di alcune immagini, di alcuni simboli e di alcune narrazioni dell'industria culturale per fare questo tipo di effervescenze che possono portare dei cambiamenti o possono essere delle cose molto più pop. In questo caso c'è un accoppiamento strutturale tra l'immaginario pop e un attivismo ben più strutturato e serio. Okay? Quindi sono due realtà che viaggiano in qualche modo comunque parallele, però hanno dei momenti di intersezione in cui un movimento strutturato utilizza in qualche modo, prende in prestito dei simboli della cultura popolare. Decidono gli attivisti di prendere, nessuno può, cioè non è che la produzione della serie TV distribuisce delle mantelle alle attiviste. Le attiviste cosa dicono? L'immaginario usato in The Handmaid's Tale fonde il rapporto tossico tra chiesa e stato. Quando abbiamo iniziato a usare questi costumi abbiamo pensato non possiamo tirarci indietro. Quindi abbiamo lanciato una chiamata a persone che potevano aiutare a realizzare i costumi e c'è stata un'enorme risposta. Queste sono le attiviste americane che parlano e che dicono ok, questa cosa è nei media, è la narrazione che questo prodotto dell'industria culturale propone è una narrazione che per me funziona. Questo costume funziona per le sue caratteristiche, ovvero il rosso attira l'attenzione, mi incappuccia, mi chiude, non è comodo da indossare, mi mette in una posizione in qualche modo di svantaggio, sottolinea questa posizione di svantaggio, non riesco a sentire, non vedo bene. Quindi riesce in maniera funzionale a rappresentare le istanze che voglio che vengano rappresentate.
questa è un'intervista alle attiviste, quindi adesso, come sappiamo, nei movimenti possono esserci più coerenti, possono essere più o meno d'accordo. Le persone che hanno deciso di prendere parte a questo immaginario l'hanno pensato per questo motivo, perché erano dei simboli sufficientemente forti per portare delle istanze. Instagram, lo conosciamo, fotografie, le storie, gli hashtag, quanti hanno Instagram? Allora, dentro Instagram ci vive una ragazza che si chiama Cami Hawk. Camilla. Quanti conoscono Cami Hawk? Camilla è una personalità del web che nasce con il web tramite Snapchat, Facebook, poi dei video su YouTube, Instagram in particolare adesso, e approda alla televisione perché adesso è in un programma su Rai 2 con Carlo Cracco. Quindi questa è la parabola dall'internet alla televisione. È una ragazza molto popolare, laureata in giurisprudenza 1 o 2 anni fa, quindi anche lei millennial, che a un certo punto posta questa foto, scrive questo lungo testo, che è un suo modo di autorappresentarsi, scrive delle caption che vanno sempre lette o hanno delle battute interne, sono molto lunghe, molto spesso utilizza una punteggiatura bizzarra proprio per ridare un senso di un ritmo diverso. È un altro tipo di scrittura, qualsiasi professore delle medie o delle superiori leggendo quei testi inorriderebbe, però è una modalità differente di scrivere, di raccontarsi, di autorappresentarsi. Questo lungo testo in sostanza era di accompagnamento a una Instagram story che lei aveva registrato e che è questa. A prescindere che sia amico, conoscente, parente, in generale, fare le Instagram stories mentre si guida è sempre e comunque una stronzata, indipendentemente dal caso specifico, indipendentemente dal fatto che in quel momento non ci sia nessuno in strada, indipendentemente dal fatto che siano le 4 del mattino e si definisce che erano 500 viaggi al giorno, indipendentemente da questo, fare le Instagram stories è una stronzata, perché come ci insegniamo i nostri genitori, rondare a tavolo è sbagliato a prescindere, anche se non si faccia più in famiglia, e questo per dire fare come amici, perché se sono tutti in casa non ci verranno anche fuori, perché hanno già più cose in questa, io non più in passato mi è capitato di fare, forse pure se erano storie che erano di giusto terra di essere lunga, quello dove vai a due all'ora, perché mi devi pulire. Ok, quindi fa questo video abbastanza accalorata, perché si agganciava delle cose che abbiamo visto su Instagram, delle Instagram stories fatte mentre la gente era al volante, e si arrabbia moltissimo perché per tutta la sua infanzia e adolescenza, vivendo con i genitori, il papà lavorava e per lavoro passava molto tempo in macchina. E quindi lei aggancia questa sua storia di vita, biografica, personale, a un problema ben più ampio, e per questo se ne prende carico, è una cosa che la tocca e decide di fare questo video in cui è molto accalorata, come vediamo. E lancia anche un hashtag, che è hashtag NoEGStories while driving. Esatto, perfetto. Fa questa serie di storie, ovviamente Camilla ha un enorme seguito, ha un bacino di utenza veramente molto ampio, perché se pensiamo che sia stata pescata dall'Instagram per andare su Rai 2 con Carlo Cracco, possiamo immaginare il bacino effettivo di utenti che ha al suo seguito. La storia non finisce qui, pubblica un altro post, perché non è una questione ben puntinata, vuole effettivamente utilizzare in maniera positiva, forse per creare un cambiamento nelle abitudini, la sua popolarità, il fatto di sapere, di avere in qualche modo un'influenza sui ragazzi, sui giovani. Quindi pubblica un'altra Instagram story, non importa, questa non importa, ne parla di nuovo perché esce un articolo di giornale a riguardo, e quindi
ci siamo di nuovo, lei mette lo screenshot dell'articolo, di nuovo noi Instagram Stories while driving, hashtag, gli hashtag come sappiamo, credo, servono per aggregare i contenuti nelle piattaforme. Che cosa succede? Che questo hashtag, come prima cosa, viene utilizzato da altri account per postare nuovamente la sua fotografia, la prima, quella che vi avevo fatto vedere. Altri utenti, quindi altre pagine, alcune anche di organizzazioni legate alla sicurezza stradale, utilizzano il suo contenuto e lo fanno rimbalzare sulla propria pagina. Per questo quando noi apriamo l'hashtag, qui a sinistra abbiamo una lunga sfilza, uno screenshot che ho fatto io facendo scrolling dentro Instagram, quindi cercando tutti i contenuti con questo hashtag, la prima cosa è vediamo gente che utilizza questa immagine per il proprio canale. Poi vediamo account di tanti ragazzi, adesso qui ho preso degli esempi casuali, che rimbalzano le sue stories, nel senso che fanno una foto ai testi che Camilla ha scritto e le pubblicano nei propri profili, oppure creano altri testi diversi, sempre utilizzando quell'hashtag e sempre cercando di sensibilizzare il proprio gruppo di pari o i propri altri follower sulla questione. Altri screenshot rimbalzati fino a che trove, ok, questa è una ragazza appena preso la patente, giovane, e scrive: sì, ho la patente, no, non farò le storie in macchina perché non sono esibizionista, perché non me ne frega nulla delle foto dei tramonti, della velocità e della musica che ascoltate quando guidate. Avete altri mille modi per condividere foto o musica, ma vi prego, non fatelo mentre guidate, eccetera, eccetera. Quindi un'altra piccola cassa di risonanza rispetto a questo messaggio. Che cosa significa questo? Che dei ragazzi che la diciamo narrazione anche giornalistica vuole dipingere come persone che pubblicano esclusivamente i propri selfie, le cose che mangiano, le scarpe che hanno comprato o diciamo altri oggetti non legati alla partecipazione civica, sociale, politica, alla responsabilità, invece scelgono di seguire questa corrente positiva e scelgono di, attraverso i propri profili, e questo è molto importante perché il proprio profilo non è un posto in cui io abbandono delle cose che non mi interessano, il proprio profilo è come un proprio spazio, è come la propria camera, il proprio salotto, diciamo, dato che ci entrano gli altri amici, lo arredo con le cose che mi piacciono, parla di me. Quindi io non metto delle robe di cui non sono convinto, non metto delle cose che non mi rappresentano, non metto cose che possono essere, in qualche modo, possono stonare con quello che io sono. Quindi è una presa forte di coscienza e di responsabilità. Lo fanno in modo più o meno chiaro o più o meno divertente. Esempio, foto di una strada, un bel tramonto, la didascalia che cosa dice? Camioc, ero in macchina ma ti giuro che mi sono fermata. Ok? Quindi anche modalità di rielaborazione del messaggio, non per forza bacchettone, cioè tutti questi modi sono modi di ridistribuire un significato attraverso dei linguaggi che sono più vicini a questa generazione rispetto che ad altre. Di nuovo, no? Di cane, no Instagram Stories while driving, menzionata Camioc. Okay, quindi anch'io prendo parte a questa cosa, lo faccio attraverso un modo più divertente, più bizzarro, però partecipo a questa narrazione costruita. Quindi anche io dico che non mi interessa niente della tua storia mentre hai la mano sul volante perché mi devi far vedere che hai una bella macchina o che corri o che musica ascolti. Non mi interessa niente di tutto questo perché sono dalla parte dei responsabili. Non lo so. Questo? No. Ok. Quanti ce l'hanno? Io ce l'ho. I ragazzini tutti. Ragazzini tutti, ma qui dentro qualcuno che ci è mai entrato? Ci ha guardato? E guardato sì. Guardato, impaurito, uscito, usciato il telefono. Ok. Allora, TikTok, per farla breve, è un'applicazione incredibilmente di successo per la generazione Z. Stiamo parlando di quelli più piccoli di me. Che cosa fanno? Fanno tutta
tutta una serie di cose che hanno a che fare con la performatività, una parola con un sacco di sillabe, sono riuscita a dirla bene, completamente brava. Dunque, la posizione è quella del selfie, ci sono sotto delle canzoni, delle basi musicali, posso fare dei balletti o posso fare sostanzialmente il lip sync, ovvero la canzone dice delle parole con l'audio e io le dico muovendo la bocca. La canzone o audio di altri tipi, tipo frasi famose di film. Ovviamente stiamo parlando di frasi famose di film per la generazione Z, quindi quando ci entra una persona come me ci mette un po' a capire che cosa stanno, cioè che cos'è After, che cosa so, che, cioè non lo so, non ho questi riferimenti culturali. Perfetto. Perché vi parlo? Ah, e poi ovviamente ci sono tanti altri modi, gente che recita, gente che balla, gente che fa vedere il suo quotidiano. No, è una, sostanzialmente una finestra sul mondo, quindi se sono in vacanza vi faccio vedere la vacanza, però in che modo? Ok, sono video di questa durata, non l'ho tagliato, sono video molto corti. Che caratteristica ha questo video secondo voi? Cos'è che magari mi salta all'occhio? Ha dei flash, ha dei flash, non è continuato. Sono dei flash, c'è un montaggio molto serrato e passiamo da questa cosa, questa cosa, quest'altra cosa, fine, finito. Questo è il racconto di una manifestazione. Che manifestazione? Fridays for Future. Inizia con un cartello verde che non è stato scritto, poi c'è la ripresa di scriviamo il cartello insieme, c'è una breve ripresa della frase, troppo breve, non la possiamo leggere, non si legge la frase, però c'è, e poi c'è la ripresa di sono della manifestazione, questi siamo noi che teniamo il nostro cartello, e questo è il video. Questo è, non è solo un narcisistico compiacimento di so fare il video, questo è il racconto che io faccio attraverso la piattaforma che mi è più affine a un gruppo di pari, perché so che in questa piattaforma ci sono persone che hanno la mia età. Parlo con gli altri, con i miei amici, con quelli che potrebbero poi diventare miei amici, perché sono tutti contenuti pubblici. Perfetto. A proposito, è una nota musicale in 3D. Perché uno, come vedremo, credo, nell'anno dei tempi, una delle caratteristiche dell'applicazione è che si possono mettere moltissimi effetti, come quelli che vediamo nelle storie di Snapchat, di Instagram, proprio elaborati, rotazioni, facce strane, colori invertiti, rallenti, più veloce, più piano, insomma, tutta una serie di effetti che aumentano in qualche modo la realtà all'interno del video. Ok, altro video, stessa canzone. Perché? Perché questa Fire with Fire, a quanto pare, stando e seguendo l'hashtag dentro a TikTok, è in qualche modo una canzone inno dei video relativi a Fridays for Future. Anche qui semplicemente reportage di quello che ho visto e allo stesso modo mi sto posizionando, sto dicendo ragazzi c'ero anch'io. Molto spesso questi video compaiono con delle didascalie tipo tu c'eri, ci siete stati, quanti di voi c'erano, io ero a Roma, io ero a Milano, che cartello avete fatto, vi è piaciuto, eccetera. Cercano di fare della conversazione su questo topic, sulla manifestazione. Ok, altro video caratteristico, fanno delle
in qualche modo delle scenette alle volte, no? Che vengono chiamate POV, point of view. Questo che cos'era? Questo era sempre dentro Fridays for Future e mostra come dovremmo rispondere a chi inquina. Cioè, stai buttando, anche se sei mio amico e stai buttando la bottiglietta per terra, io te la do in faccia questa bottiglietta. È chiaro che probabilmente una pubblicità Progresso non avrebbe prodotto video di questo genere, perché non avrebbe detto picchiatevi tra di voi così non inquinate, però questo tipo di video qui poi viene rimbalzato. Perché? Perché parla lo stesso linguaggio. Questo video qui funziona perché risponde alle grammatiche della piattaforma, è una scenetta, c'è del montaggio, c'è una scena rallenti, c'è la musica sotto, ci sono tutti i crismi perché questo video funzioni lì dentro. Scusa, sì? Alla base di questo che lei sta raccontando c'è una teoria la riprenderemo nella lezione della prossima settimana, cioè è l'evoluzione della comunicazione del linguaggio che ha subito nella storia, cioè noi abbiamo iniziato a parlare 150 anni fa, prima di parlare il linguaggio nasce come fatto in un tipo, prima ancora di strutturarsi in un linguaggio era costruito una serie di gesti comportamenti emotivi che noi vediamo ancora nel mondo animale. Poi si struttura fino ad arrivare attorno al 2000, ai 5000, ai 2000 anni avanti Cristo, in forme strutturate addirittura di scrittura, di organizzazione del linguaggio. Vedete che si struttura. Se noi proseguiamo questo percorso, lo troviamo poi via via nella scrittura, nel papiro, nella stampa, nel libro, nella macchina da scrivere. Siamo alla fine dell'Ottocento e lì siamo proprio alla totale burocratizzazione del linguaggio. Finché non lo troviamo nella televisione e nella trasformazione nell'uso di particelle elettroniche, bit, impulsi elettrici per strutturare il linguaggio. Si arriva a una totale strutturazione, io sono trovato in Necrone, sono strutturato in Necrone. Ora, a un certo punto, cosa succede quando la dematerializzazione del linguaggio è totale? Succede che c'è un ribaltamento, cioè attraverso la rete, pian piano, io non vi ho parlato di dimensioni perché è un po' complicato, che il linguaggio parte, cioè arriva al foglio. Il foglio sono due dimensioni, largo, stretto, no? La spessore del foglio non ci interessa, no? Però il linguaggio nasce a dimensioni molto, addirittura a cinque dimensioni. Io, se voi andate in una comunità antica, non c'è il linguaggio tra io e te, non so se è chiaro. Sempre Pasolini era bravissimo a ricordare questi linguaggi antichi, cioè c'è la scena in cui io parlo a te ma tutti devono ascoltare, non lo si chiama, quindi crea una quinta dimensione. Ora, la burocratizzazione e l'elettrificazione del linguaggio porta a una dematerializzazione per cui si arriva a quello che si stava facendo con lei, ricostruiscono la comunicazione dal punto di vista emotivo, perché nasce il comunicare puramente emotivo. Io ti comunico uno stato d'animo, non c'è altra forma di comunicazione. La comunicazione nasce a livello emotivo. Voi andate da un medico e dite, entrate da un medico, non è un medico. Cosa vi dice il medico? Prego, mi dica. Voi cosa dite? Parlate con un linguaggio emotivo, io sto bene, sta male, lui trasforma tutto questo in qualcosa di freddo, un'analisi della vostra situazione, addirittura la dematerializziamo. Ora, quello che fanno i ragazzini, secondo queste teorie, è quello di riappropriarsi di un linguaggio che è stato addirittura dematerializzato ed elettrificato, in bit e in impulsi elettrici, e lo riproduce, lo,
lo ricreano dal punto di vista emotivo. Cosa che noi che siamo un po' più anziani, siamo Facebook, ci fermiamo un po' prima, quelli che usano Twitter vanno un po' oltre e loro arrivano a esplodere. Prendono tutti i mesi e vengono qualcosa. Andiamo avanti, era per darvi la teoria che stava avanti. Succede che le uniche
parole di questo testo sono prese dal discorso di Greta e questi ragazzi, in questo caso due ragazzi ho preso, lo stanno interpretando. Quindi stanno in qualche modo impersonificando Greta e stanno dicendo con queste parole io mi riconosco. È chiaro che lo fanno non con il vero discorso, lo fanno con questa base, perché? Perché la piattaforma è una piattaforma performativa, quindi su tutto quello che è musica è meglio di tutto quello che non lo è. Fare queste cose è meglio che parlare, molto spesso. Però mi stanno raccontando qualcosa, mi stanno raccontando che fanno parte di questo movimento, che ci credono, che quelle parole loro le sentono e le stanno reinterpretando nel loro modo, con il loro linguaggio. Perfetto, a questo punto la discussione che io e Stefano cercavamo di far partire in qualche modo è cercare poi di fare il punto su queste forme partecipative, cioè quanto queste forme siano forme di partecipazione o quanto invece le giudichiamo pregiudicate delle cose che dei ragazzi fanno dietro uno schermo e che li portano più in là di questo schermo. Bene, cosa dite? Volevo dire un'ultima cosa. Prego, per sentire se va bene, che tanto è piccolo, non stiamo usando il microfono. No, assolutamente. Si può stare il microfono. Yeah, ok, hai ragione. Allora, non abbiamo detto che TikTok abbiamo poco tempo, quindi concentratevi. Viene un'app che però viene scaricata dal genitore, non può essere scaricata interamente dai ragazzini perché sono gli amici, quindi questo è un aiuto per tutti i genitori. In più dobbiamo sapere, non è che è stato terrorismo, ma è saputo, ci sono testi saggisti, come la Graziella Friulla, famosissima di Vicendo, che scrivono di comunicazione e parlano di quanto la sovraesposizione, specialmente questi ragazzini dai 9 ai 14 anni, sia fuori terribile a livello di adescaggio delle nostre. Bene. Tenete sempre conto che noi stiamo analizzando tutto questo materiale per l'intersoggettività e per creare delle forme di comunità ai fini dell'aiuto, dell'aiuto e di un welfare di comunità. Cioè, quello che noi stiamo studiando sono tutte queste forme per indirizzarle e farle strumenti. Prego. Prego. Si alza e non sento niente. Sentiamo avanti, perché io dopo darò brevemente due risposte, li chiedo tutti e due, questa. Seconda questione, terzo, se qualcuno. Allora, fate voi due osservazioni conclusive. Molte ricerche, e mi riferisco al progetto di Kids Online,
Net Children Mobile, realizzate anche per quanto riguarda il focus italiano da Giovanna Mastroni dell'Università Cattolica, sottolineano l'importanza non del non permettere l'utilizzo di questi strumenti, ma dello screen time condiviso, cioè quindi rendere la partecipazione e la produzione di questi contenuti un argomento di discussione della famiglia, quindi come chiediamo come andare a scuola si può chiedere anche che cosa hai fatto oggi su TikTok, che succede dentro Instagram, hai visto cosa? Oppure per essere forse più credibili si chiede una mano ai propri figli e si dice ma come si fa a fare questa roba, mi spieghi? Così dando in qualche modo il potere a loro in qualità di esperti su una cosa di cui non si hanno tante competenze, in modo tale da creare un ponte tra due generazioni diverse, con delle competenze diverse, e in modo anche da rendere questo discorso non un campo minato, ma un campo di discussione, di dibattito, una cosa che può venire tematizzata, così come si è fatto per la sessualità, la droga, i rischi del mondo o le cose belle del mondo, perché la sessualità porta rischi e cose belle, voglio augurare. Volevo mettere un link tra il discorso. Non sentiamo, prego. Mi è venuto in mente un attimo un link tra il discorso che aveva fatto lui delle generazioni e quello che hai portato tu adesso rispetto alla comunicazione dei giovani, e mi domandavo se secondo voi hanno un obiettivo intergenerazionale queste comunicazioni o intragenerazionale? Risponde tu? Allora, dipende dal topic, cioè dal problema. Allora, dentro TikTok quello che sto facendo al momento è una ricerca sulle diverse generazioni che sono lì dentro che lo utilizzano. È molto difficile fare attraverso questi spazi un discorso che sia intergenerazionale. Vengo da una ricerca su Instagram e sui contenuti prodotti circa l'Exico Italia. Dentro Instagram collassano più generazioni perché lo utilizzano persone che della Jugoslavia non hanno alcuna esperienza, persone che hanno vissuto bene la guerra, figli della diaspora, quindi seconde generazioni che mettono a terra la questione di Jugoslavia. Che cosa vediamo lì dentro? Che questi contenuti parlano alle generazioni per cui vengono prodotti, perché i riferimenti sono diversi, ma non solo, io posso utilizzare un esempio banalissimo, c'è una fotografia che gira su internet riguardante la Jugoslavia che vede il maresciallo Tito, quello il capo della Jugoslavia, con dei baffi da Super Mario e con scritto sotto Super Josip Broz, che è il suo nome di battesimo, e scimmiotta la copertina di Super Mario Bros. Questa immagine, se la vede un figlio della diaspora, ride e dice ah cavolo, troppo forte Tito, questa è un'immagine che sottolinea il suo essere leader, il suo essere bravo, il suo essere competente, una sorta di figura eroica, come Super Mario, che è un eroe positivo, non è Batman, i pipistrelli e l'ombra, è un eroe positivo Super Bowl. Se questa foto la vede un yugo nostalgico, quindi un appassionato, un fan, per così dire in maniera pop, di Tito, la vede e dice questa è una mancanza di rispetto totale, da un maresciallo nessuno gli mette i baffi, non è una figura con cui scherzare, non possiamo trattarlo in maniera così leggera. Quindi in tutti e due c'è un racconto positivo rispetto all'ex Jugoslavia, ma in maniere poi completamente diverse. Quindi io che cosa dire? Dipende probabilmente moltissimo dall'oggetto, però mi sembra tanto difficile, perché appunto riferimenti culturali, modalità diverse, anche credibilità. Dentro TikTok io vedo, durante questa ricerca, vedo persone più grandi, sessantenni di cui si parlava prima, che stanno dentro TikTok, scimmiottano queste cose, le mosse, i balletti, e sotto centinaia di commenti, che cosa vuoi fare, che cosa fai, vai via, ma non hai nipoti a cui badare, ma non ce l'hai figli, posso essere tuo figlio, eccetera, eccetera. Quindi
non lo so, mi sa che ognuno va un po' sul pubblico. Io una cosa, io velocissima, la velocità di questi mezzi che uso anch'io tra l'altro, e quindi minimo il consumo quello che sarà, la velocità di questi mezzi, come fai i conti con gli approfondimenti che meriterebbero certi argomenti? Perché è un tema, credo, perché io sono d'accordo con il professor Moruzzi che andare sempre verso il moderno la vita migliora, cioè, se andiamo a fare il salto, insomma algebrica, miglioriamo. Però ci sono dei pericoli che sono, no? Se sono mille, se non stiamo elencare. Quello che mi colpisce di più è la velocità e la poca voglia di leggere qualcosa oltre le 10 righe. Come si riesce a comunicare invece con il bisogno di, degli argomenti veri a essere approfonditi? Allora, sentiamo questo, a questa domanda rispondo. No, ma sul discorso della brevità che non è vero, e non del fatto di non approfondire, per esempio, l'esempio di Camillo, che è una che scrive un sacco nei suoi post, nelle sue stories, comunque parla un sacco, ed è in grado di anche di approfondire. E la stessa cosa anche su Facebook. Su Facebook c'è un sacco di, cioè, per esempio, adesso si è molto ripreso il testo lungo delle note, cioè. L'esempio è il nostro premier, cioè Conte ha un modo di comunicare, scrive delle cose che è scritte tra l'altro, che si leggono, e non è vero che, diciamo, che i social non sono anche il luogo per poter approfondire, nel senso che secondo me si sta recuperando anche questa sono pochi esempi, mi sembra che abbiamo inquadrato il problema. Allora, la brevità dipende. Scusate, perché dobbiamo dare una lezione, non possiamo trasformarla. Allora, anche perché vorremmo mantenere delle ore che. Andiamo rapidamente a concludere. Innanzitutto ringraziando anche il secondo relatore, perché è stato veramente bravo. Nel senso che ha presentato e io sono, essendo stato la mia allieva, ne sono anche molto soddisfatto. Noi le forme di social per le comunità, per sostenere l'attività di comunità, di autoaiuto e di solidarietà sono le più variate. L'uso di WhatsApp è il più diffuso, veloce per aggregare i ragazzi che hanno bisogno di lezioni di matematica, gli anziani che hanno bisogno di una badante, l'utilizzo delle babysitter tra gruppi di famiglia, i genitori che hanno un problema con la mensa scolastica, eccetera, eccetera, eccetera. È la forma più immediata a cui se ne aggregano degli altri. Quindi l'importante è che tutto questo mondo di intersoggettività comunicativa possa essere sempre più spostato su una finalità sociale, comunque da noi utilizzato. Vi faccio solo perdere un minuto per chiudere il corso. La dottoressa parlava del caso della Jugoslavia. Io ho vissuto per quasi 2 anni ad Asmara, in Eritrea, di recente, dove tra l'altro appunto ho anche pubblicato qualche libro, e ho potuto vivere assieme ai ragazzi come usano i social, i ragazzi africani, ma non quelli che sono qua, quelli che sono là. Perché? Perché ad Asmara non c'è internet, non è possibile, non c'è le lettere internet, il wifi è fuori legge, chi viene trovato in casa con un wifi viene arrestato. Noi l'abbiamo avuto per un po' finché un amico della polizia mi ha detto: scusa, mettilo via. Avevamo la parabola nascosta sotto il tetto per collegarci a satellite, e quindi insomma l'abbiamo messo in via. Se poi non metti via, dovrai dato a arrestare. L'unico modo che hanno i ragazzi di Asmara, dell'Eritrea, per collegarsi ai siti è andare agli internet point, che sono continuamente aperti e chiusi dalla polizia secondo il momento.
noi vicino alla scuola, dove ne avevamo diversi, una mattina erano chiusi, una mattina erano aperti, però c'è una rete fittissima di internet, solo come i funghi, improvvisamente da un appartamento, tutto il cartello, internet. Quindi tutti i ragazzi vanno e gli internet. Non c'è altro modo per collegarsi. Tutti i ragazzi hanno lo smartphone, tutti, anche quelli che vivono in campagna e che arrivano col cammello, hanno il cammello e lo smartphone. Tutti, non c'è nessuno che non l'abbia. Arrivano all'internet phone, l'internet phone diventa un punto di aggregazione e apre una finestra sul mondo, in particolare sull'Europa, o sul Canada, sull'Europa, o sugli Stati Uniti d'America, sostanzialmente, dove loro vedono il paradiso, sostanzialmente. E quindi poi si organizzano per scappare di nascosto, passare la Libia, prendere la barca e vai qui. Tutto questo sistema crea un sistema di comunità, sono tutti ragazzini, tant'è vero che quando per pochi giorni hanno aperto la frontiera abbiamo perso un terzo degli studenti, perché c'era stata la pace tra il giugno 2017. Ora, l'uso di questi, soprattutto WhatsApp, fondamentalmente, ma anche gli altri social, come vengono veicolati attraverso queste reti di internet point e costituiscono un elemento di socializzazione fondamentale per tutta la comunità e la grande diaspora fatta di milioni di persone che ormai ha scavalcato la frontiera e vive a Seattle, vive a Vancouver, vive in Svezia, vive a Roma, vive in tutto il mondo. Per loro questa è la vita. È il sistema fondamentale di comunicazione di tutta la comunità e sono tutti giovani africani, giovanissimi, in gran parte quasi tutti diplomati e grandissima parte di questi laureati che saranno il futuro dell'umanità se Abi nel Corno Grafica riuscirà sul grande sogno, ha avuto il Nobel sulla pace, visto l'altro giorno, di creare un intero parte dell'Africa, un mondo che forse dove andremo a emigrare per lavorare prossimamente. Ci vediamo quando? 6 novembre. Allora, 6 novembre siamo sul pezzo. Vediamo come possiamo tirare internet per migliorare il nostro sistema sanitario.